Mirko D'Alessio in cabina di regia, Francesco. Ma purtroppo in voce e in audio. Mirko ha fatto le eh, 5 e mezza di notte insieme a Berni a tutti quelli che hanno visto: sono sparati la proiezione di The Batman di Matt Reeves in Sala Energia all'Arcadia di Melso. Uh, gestito dalla meravigliosa famiglia Fumagalli, cinema caro a bettaste.it, dove spesso si va a fare attivismo cinematografico. Sono Reduci. Oh, è arrivato subito. Io odio i registi quando arrivano subito. Guarda, stanno pure tutti e tre lì, li vedo. Va bene, sono arrivati i nostri amici. Ecco, eccoli, che meraviglia. Vabbè, basta, li devo fare entrare, subito un casino, il caos, state in diretta, non dite cose sconce, non dite parolacce, non dite niente. È difficile. Se vuoi usciamo, torniamo tra un po'. Allora, no, siete... con le mani, con le mani, ciao ciao, no no, dai. Ma, ma qua a allora, No, voi siete di una precisione, siete mm. di una serietà, di una precisione, capito, Puccioni, gheghi e Timi, che francamente mi confonde. Sono appena entrato in diretta e ho subito tre protagonisti di un film molto interessante che vi potete sparare su Netflix. Quello a destra lo vedete, è vecchissimo, Francesco Gheghi è un attore veterano, ormai di tanto cinema italiano. Al centro Marco Simon Puccioni che mi fece impazzire con il suo esordio alla regia perché era una detective story, sembrava di stare dentro un romanzo di Raymond Chandler ed era un film di 56 anni fa e poi l'ultimo è Filippo Tini che Senti, ma te l'hanno detto? Te l'hanno detto che sei di una bellezza sconvolgente dentro il film no, Visibile. Poi sono di una fragilità che non hai idea. Ma allora, lo sai che invece nelle... chi vede il trailer del film, dice che lui assomiglia a questo regista neozelandese, Waka Takiki, come si chiama? Sì. No. No, Taika Waititi. Ecco dico bene. Insieme ah, i Sillabi che era. Danita Tikaram, no, ricordo... no, 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 yeah, yeah. no, non fate così. Non fate... Ha solo vinto l'Oscar con un bellissimo film che era Giorgio Rabbit. Vi vedo sul pezzo. Detto ciò, è vero, è vero che c'è qualcosa di Taika Waititi nel, nel film, però eh, la, lo hai fatto, eh, oddio, che stare a combinare. Lo hai fatto nel film così Bello. serio. Lo hai Bello. fatto così moscio, Marco, che è di una bellezza timi sconvolgente. Moscio è un complimento? Tim... Sì, sì, perché Bello. sei. Perché, Perché sei sì. triste nel film, sei triste. Eh, vabbè, eh, eh, questo... ma, cavolo, Beh, ma lui ha preso questo film, non è quello. Mi lascia l'amore della mia vita, eh, cavolo, sono triste sì. No, però voglio dire, sei triste sei triste teatrale, come direbbe Moretti in Cebombo, non triste squalido. Sei di una tristezza elegantissima, mi sono spaventato. Cioè, sei eh, eh, se se a volte sei molto, molto, molto energico e testosteronico, no? Perché? Perché sei virile, perché sei sexy, perché sei focoso. E la prima volta che ti ho visto al cinema, eh, eh, apri la porta eh, in, in Saturno contro e immediatamente vidi questa, questi occhi di fuoco, capito? E pensai, ma questo chi, ca chi cavolo è? E questa era Timi per me quando arrivava. Che ti ha dato, Marco? un ruolo così borghese, così trattenuto, che sei, secondo me, che non t'ho mai visto così. Sei veramente molto, molto elegante bellissimo e raffinato. Il mio lavoro di regia era contenerlo, infatti. È vero, è vero. Portando il 47 è difficile contenermi, ma Marco ce l'ha fatta. Vabbè. Ragazzi, stanno scrivendo già una marea di cose. Stiamo, stiamo con tre protagonisti di, del film invisibile. Se l'avete visto, ditemi anche quello che pensate. E, me, ed è, e, e volevo chiedervi, partendo da Marco, poi ovviamente arrivo anche a Francesco, che ho trovato molto, molto bravo e molto interessante ancora una volta dopo Padre Nostro. Marco, eh, va bene, tu hai visto la mia orrida videorecensione. Allora, che... Eh, che cosa, non parliamo della mia videorecensione, parliamo del tuo film. Che cosa eh, era più importante per te? Allora, dentro in... il film visibile, allora, intanto, appunto, tu sai che io sono un novellino della commedia. Cioè, ho iniziato questa nuova avventura della commedia e l'ho fatto proprio perché volevo portare un tema che so che era difficile, che io ho già trattato in modo più forse politico e approfondito con i miei documentari ma volevo cercare di portarla a un pubblico più ampio. Quindi ehm, ho scelto questa forma del dramedy e di un certo modo scorretto di parlare di questo tipo di famiglie perché era un modo per parlare in generale di, della genitorialità, cioè di una vecchia domanda che c'è sempre stata se eh, la relazione genitore-figlio è più eh, basata sul sangue o più basata sull'intenzione e la cura. Eh, però, Detto così potrebbe essere un palloso pamphlet diciamo, saggistico, e invece ho cercato di calarlo nella vita delle persone, cioè quindi di farlo diventare qualcosa che può emozionare, può coinvolgere, può divertire, può far piangere e ovviamente anche far pensare. Quindi è un po' stato questo l'intenzione di base di, di fare un film in questo modo, così, e cercare appunto di poter raggiungere un pubblico più ampio, proprio perché mh, ho già fatto dei documentari, quindi già ho parlato agli attivisti, alle persone più dentro eh, e qui invece volevo proprio fare qualche cosa che fosse per tutti, cioè non, che poi è, sta... è la tua prima che poi è la tua prima commedia Marco, in un certo. cioè sì, la sì. tua filmografia è la prima, è la prima commedia. Sì, assolutamente non ho mai frequentato diciamo il genere, anche se magari quella anche nei film drammatici qualche battuta qualche elemento per far sorridere scena però sicuramente non erano commedie. Eh, diciamo che mi sto, sto esplorando in questa fase della mia vita altri generi mm. bene, un esploratore è partito anche per esempio con il genere hardboiled detective story che non appartiene molto alla nostra, al nostro DNA no? il buon Puccioni tanto tanto tempo fa e, e poi ha fatto un bellissimo film su una direttrice di carcere film sempre molto inusuali quelli di Marco con la grande Valeria Colino, che è qui in veste di direttrice. Ma di cosa stiamo parlando? Che, che cavolo è il film invisibile? È la storia di eh, Paolo e Simone, coppia, ehm, coppia, coppia vecchia con questo con team. Questo non so se l'ho detto, super sexy, eh, super bello e tristissimo. Perché dei due è quello. È quello... Eh, ma, ma io te lo dico in chiave positiva, è inutile che fai così perché se. Esatto. No, no, ma, no no ma questo è il mio problema che eh, ho dei periodi che non riesco a, 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 a cioè, cioè che sono o trovo un'inadeguatezza cazzo non ho balbettato per dire inadeguatezza, Una, inadeguatezza e ai complimenti ma ti assicuro che me li porto in treno fino a Roma. Quindi dai, allora, sarà Filippo che io sono reduce dalla tua ennesima grande prova nel barlume, dove e quindi sarà che ti, che ti, che ti si vede lì in chiave così diversa. E ripeto, eh. che vederti vedere questo Paolo delizioso, appunto. <ride> mh, eh... Eh, triste, l'ho già detto, diciamo, molto, molto calmo, molto controllato all'interno di questo rapporto di coppia, dove invece Simone è quello un po' più mattarello, e anche quello, è, è quello più dinamico. Viene definito il figo no, della, della coppia, perché tu sei proprio il tristanzuolo, però al quale io mi sono molto affezionato. E ti trovo anche, ripeto, esteticamente, vero, ti trovo di una bellezza sconvolgente, è vero? È vero, Waititi, questi due stanno insieme, hanno un figlio il figlio è, si chiama Leone è il meraviglioso Gheghi e sono un trio che to, ti vorresti portare a casa, vorresti vedere una serie molto, molto, molto affiatati molto belli eh, succede che come spesso può capitare all'interno di una coppia Paolo e Simone sbroccano c'è qualcosa che non va probabilmente si potrebbero lasciare a quel punto Leone con chi va questo è il, diciamo, il centro e il cuore del film visibile Ok, che cosa, puoi, che cosa mi dici del tuo personaggio al di là di tutte queste, <ride> diciamo, eh, lunghissime descrizioni fisiche di Paolo che però secondo me rappresentano molto la sua anima? Per esempio, Paolo, dovete sapere, ha un vestito di Prada a cui tiene moltissimo e, ed è sempre appunto molto in giacca e cravatta negli interni, sempre molto, ripeto, so, sono belli. Sono belli da vedere perché Shanna invece è più scatenato e più caciarone Che cosa, ti, che cosa ti, eh, ti sei portato dentro e che cosa ti ha detto Buccioni per fare questo personaggio così inusuale, ripeto, per te? Ma guarda, mi Mo gheghi arrivo dopo. Okay, arrivo okay. dopo. <ride> allora guarda, io 10-11 o più, addirittura mi fa interpretare appunto un film dove facevo un papà skin con Salvatore come Dio comanda. Come Dio comanda? Certo. Mm. Quindi appunto un papà di appunto un genere. Adesso dopo una parabola di vita bella grossa, no? sa che ogni sette anni si dice che noi cambiamo tutte le molecole del nostro corpo, che manteniamo la stessa faccia è un assoluto pregiudizio, di comodo. <ride> Effettivamente adesso, per esempio, invece cioè, appunto la cosa che mi ha dato tantissimo è, 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 è proprio questo riflettere. Che per un attore riflettere non è mai solo cerebrale, no? Che, ma proprio tu rifletti, cioè diventi lo specchio di un pensiero, delle emozioni del personaggio che ovviamente risuonano con le tue. Io ho fatto il film e mi ero appena divorziato. Quindi immaginati fare quelle scene: con, con un personaggio, con un sogno che tu pensavi sarebbe durato per sempre, che va in frantumi. Ora, nel mio sogno, in frantumi personale, non c'era un figlio. Eh, avrebbe, in potuto avrebbe potuto esserci, ma appunto non c'è stato in questo caso è stata quella la differenza cioè quindi il ruolo l'ho costruito un pochino soffrendo eh, per la sovrapposizione di questa mh, frantumazione e però poi appunto per fortuna c'era accanto questa figura del figlio che come si parla a un certo punto no, di questa tecnica del de kintsugi no? cioè del mh, ti si rompe un piatto, appunto una cosa giapponese, ti si rompe un piatto e tu invece che buttarlo via lo ripari con l'oro. E quindi tu metti in evidenza, cioè dai un valore al frantumo, alle ferite. In, alle ferite. in questo caso il valore è proprio l'esistenza cioè, del leone. Film. E quindi questo mi sono portato a casa, cioè adesso chiunque mi prova a domandare stupidamente, per me, stupidamente perché io ho, mi sono già ri, risposto, ma un figlio in una coppia omogenitoriale cresce su uguale a quegli altri? Ovvio che sì, cioè nel senso appunto non è che manca la mamma o manca il papà, perché l'amore della mamma c'è magari c'hai baffi e ti assicuro che mia zia Pia c'aveva i baffi <ride> cioè, tu, tu avresti confuso lo zio Palmiero dalla zia Pia capito? quindi mh, mi porto a casa che davvero quando c'è la vita te ne sbatti il cazzo di tutte le paranoie di tutti i pregiudizi di, tutte le, di tutto quello che non ha senso davanti alla vita questo non lo dico soltanto Dio lo dice ma nella nuvola in calzoni cioè l'ideologia deve andare a puttane davanti a una sola molecola di vita ok? Fantastico. ok Timmy ci hai convinto peraltro appunto ma io questo lo voglio vedere eh, a, a, questo è pronto anche per ruoli militari no? Alla Hartman di full metal jacket, cioè può fare veramente. Pensaci, Marco, ti manca il film militare? Eh. Certo, certo. Eh, ma che pensi... Arriva, arriva, arriva. Volete arriva. che io sono intuito, io sono intuito, Timmy, poi può andare eh, dunque, sì, eh, sì. essendo bravo. Servizio gruppo... per Sorrentino, tini per Puccioni, l'ho detta. Guarda che noi facciamo l'articolo, eh? noi facciamo l'articolo, noi facciamo l'articolo, è l'inizio e questo, questo enorme numero di molecole che è il leone, che poverino appunto, diceva Filippo giustamente, ma come sono i figli delle coppie, ma sono uguali, il povero leone però ovviamente deve essere gay e infatti Marco in chiave di commedia lo fa anche, eh, come dire, attaccare in senso tecnico, drammaturgico. <ride> da un personaggio adorabile, interpretato da Giuggioli, perché? Perché se tu sei il figlio di una coppia di, di uomini, eh, tu devi essere gay. Peraltro, appunto, gli fai un capello anche interessante. Eh? Eh, sei stato bravo, Marco, lì, hai rischiato moltissimo. Esatto. E, e Francesco, eh, mi sono innamorato di te, purtroppo per te, eh, compadre nostro. Arrivi, appunto, lì, boom, così. Qui fai una cosa dove sei appunto Sei meno fico, sei un po' più sfigato soprattutto all'inizio del film e raccontami il tuo percorso dentro il film visibile allora intanto eh, grazie io sì, ma... eh, mi sono innamorato di te infatti ho chiesto io di vedere la tua video recensione eh, del film visibile cazzo mi ridere, quindi... okay. stai messo male proprio mi fai morire dal ridere quindi e questo <ride> Eh, sì, è vero, ehm, Leone è un po' lo spigatello del gruppo, infatti si ritrova un po' con, e, con il suo migliore amico Jacopo, che sono un po' i due outsiders del, della scuola. No? E, mh, io ci ho avuto la possibilità appunto di conoscere Marco, eh, di conoscere la sua famiglia, i suoi figli, di vedere i suoi documentari, di informarmi e eh, spudoratamente ho fatto delle domande a... a i suoi figli e le risposte che mi sono state date sono le stesse risposte che avrei dato io. E, e quindi il film eh, mi ha lasciato questo perché comunque io vengo da un paesino, vengo da Marino, e dove molti discorsi ancora eh, sono dei, dei tabù. Quindi spero che questo film dia, dia la forza a molti ragazzi, ma anche a molte persone, adulti. Di, di non aver paura, eh, diciamo sempre con Shanna, con Filippo: anche eh, il coraggio di non aver paura. Questo è uno dei messaggi importanti del film. A me piace moltissimo, Marco. Come reagisce Francesco quando Giugioli lo bacia? È bravissimo. è Molto, è molto buono, buono eh? Giugioli comunque mi sa Giugioli? Allora, ecco, no, mi so sempre chi è Giugioli. Giugioli, okay. okay. sì. lo chiamano Giugioli. Poi ecco quella. E... Diciamo, è la registica precisa, di, diciamo, anche per un figlio così che non ha nessun problema su, su, su quello, ma semplicemente non ha. Chi si loda si imbroda. Okay. No, sei stato, guarda Francesco, sei fantastico come reazione al bacio di Giuggioli Cioè, guarda che quella recitazione, eh, Filippo lo sa, sì, è, 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 funziona molto bene quel momento. I due stanno in cima a un posto perché sono arrivati lì scalando perché è anche un film sull'arrampicare, sulla, sull e, e l'ho trovato molto buono. E, per, prima vedevo che ammiccavi quando ti dicevo che il capello di Leone è pericoloso da un certo punto di vista perché ammiccavi Marco è stato eh, ci cioè, no, ha pensato tanto a che capelli dare a questo no 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 dire, era, personaggio. Era, erano molto i capelli suoi dell'epoca adesso a questo okay. caso, però all'epoca aveva benissimo, ma sta da, benissimo. Eh, sembra un circenze dell'estero vabbè 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 un <ride> così Oh, vabbè, comunque no. no All'epoca aveva questa bella chioma fluente oh. e eh, così che la portava lì sì, dietro, vedi? Eh. Eh. Gliel'ho prestata io, no? mi sono tolto la parrucca e gliel'ho messa. E eh, va bene, si sì, ha ah, quest'aria così. poi eh, Ormai il film è stato fatto un anno e mezzo fa, quindi diciamo, aveva un'aria ancora più adolescenziale. Con quel capello, forse nasceva anche lì un'ambiguità. Che, che poteva essere indotta diciamo, esatto, da lavori molto bene con noi, con noi spettatori con quel taglio di capelli esatto, esatto, l'ho trovato molto molto, molto raffinato anche perché lui proprio... mi diceva sempre di utilizzarlo in scena anche di, di spostarmelo per far vedere un po' l'inadeguatezza del personaggio no? Sì, poi allora... lui nasce, nasce così che sembra un po' il pari della scuola un po' sfigato ma in realtà poi dopo secondo me quello che piace del personaggio e che invece tutto quello che gli succede lui tiene botta e, e ha una grande dignità. E, e, quello che mi è piaciuto insomma, del personaggio, non perché l'ho scritto io, ma anche come l'ha fatto lui, e come l'ha sviluppato, no? perché noi gli scriviamo, poi le emozioni le vivono loro, la faccia ce la mettono loro. E, certo. Quando appunto ho fatto i provini a me è sembrato che lui, rispetto a chiunque altro, dava questa sfumatura che cercavo nel personaggio e poi infatti l'ha fatta crescere nel, quando ha fatto il personaggio nel film e gli succede un po' di tutto a questo ragazzo e tiene botta e ha quello che poi dice anche Shanna nel, nel film ha la compassione, cioè capisce anche gli errori degli altri non si mette a sentenziare o, o a giudicare così eh, Sì, si incazza perché è normale che si incazza, e sua sana Sventatezza adolescenziale ci sta e, e ci deve essere no? perché deve essere comunque un personaggio vero, non una cartolina. però ha anche un grande cuore. Ecco, insomma, è magnanimo. Poi a me piacciono, piacciono i personaggi magnanimi, anche lui nella sua tristezza. è magnanimo, e anche Shanna nella sua sono meravigliosi. Tutti e tre hai preso sono tre attori molto maturi. Esatto, abbiamo cioè, molto... di May, ecco di May, che è questa bravissima attrice internazionale. Secondo me anche lei dà una grande delizia, una delizia, una delizia stupenda. Stupenda. Senti, sai che forse noi fra dieci minuti abbiamo un treno, lo sai? No. Vi bacio, vi no. voglio bene, eh, via, vi andate a prendere sto treno. Ti spiego Grazie. solo il francese. Ah, ti devo ah, spiegare ecco, il francese. Il francese, sì, I, giusto, il francese, allora questo Guarda che l'hai sbagliata, quella, guarda, sono un critico di merda. Sono un critico di merda. Lo no, ammetto, no, quella no, l'hai sbagliata. Ma perché mi sono me. reso conto? Perché dice, ma perché dice così? Poi mi sono reso, no, reso, reso, mi sono reso conto che nell'ultima versione, quella che hai visto tu, era stata tagliata nel cercare di ridurre il film. Eh. Esempio, che Era lungo una battuta che faceva capire che loro non erano dei francesi, ma erano degli italiani che avevano vissuto un periodo in Francia. Anzi, c'erano delle battute proprio dove spiegavano che loro avevano vissuto un po' in Francia, un po' a Milano. Un ma po'... Me, mi sembrava strano, mi sembrava strano. Poi taglia, questo. taglia, taglia, mi sono reso conto, Dice, ma perché dice così? Perché è stata tagliata la battuta? a un certo punto, quando Vero. sono a scuola, ah, ti piace la francesina e lui gli dice, da lui fa, prima di tutto non è francese e dice ha vissuto solo qualche anno eh, in sì. Francia, così. Ah, ti sei informato, gli dice tutto tagliato. Quindi quella spiegazione all'inizio, partita quella e niente, tu hai detto un francese di Milano e de, de Palermo che si trovano nella <ride> stessa famiglia ha detto cazzo guarda che Alò non sbaglia mai no, esatti, mi dispiace esatti. per te allo però in sceneggiatura ti assicuro che c'era sì. ma, ma certo senti mi sta, mi, sta, mi sta mettendo ansia quello che sta alla tua destra andate a prendere questo treno Vi, eh. vi eh. bacio grazie viva Deghi, viva Puccioni, viva Tini Forza, ragazzi! Viva il filo invisibile! Io poi adesso sento tutte le cose che mi dicono i nostri amici: wow. l'hanno visto, l'hanno visto. Domani, noi ci riportiamo dal 4, dal 4 su Netflix, però già uscito al cinema. Un okay. bacio, ragazzi! Buon anno, ciao ciao. <ride> ciao, ciao, okay. ciao, potete spegnere voi, eh? Scegliete. Sì. Baci. Mamma mia, un inizio un, scoppiettante. Eh, scusate per questa appunto entrata a dei nostri amici, ma l'abbiamo organizzata all'ultimo momento. Qua c'è Iannacone, eccolo qua. Ciao, Iannacone, eh, ciao, Renata. Ehm... Ah, che, che carino, Marco. Sì, questa è, sì, è, è, è la videointervista che io amo di più. Di quelle casalinghe con Gianni Romoli non l'ha vista nessuno, infatti, ed è la più bella. Grazie, meno male che qualcosa di questo lavoro ogni tanto rimane. Eh, Renata rinnova l'abbonamento. Hai capito un po'? Ricanello uh, pure rinnova l'abbonamento, l'Ignazio pure rinnova l'abbonamento e eh, Savigno pure rinnova l'abbonamento. Mentre lui non rinnova l'abbonamento, però ci segue, quindi questo è bellissimo. Uh, Fofi minus Fofa. Va, qualco, mi ricorda con Fredo Fofi questo, questo nickname, um, Marco, ancora delizioso sull'incontro con Gianni Romoli, ed in intervista casalinga con uno dei grandi, grandi, grandi um, protagonisti del cinema italiano. Per me, un cineasta molto importante, Gianni. Romoli, la video intervista casalinga se volete la recuperate free ciao Cinefilo966 eh, Renata su Filippo Timi eh, ma ehm, l'abbiamo salutato magari tornerà eh, però qualcosa ha detto appunto di Paolo eh, vi per Virginia rinnovato l'abbonamento per il quattordicesimo mese consecutivo ti rendi conto Mirko D'Alessio in cabina di, di regia eh, buonasera oh, oh, gente di mare mi sono immaginato te durante l'anteprima del nuovo Batman con la sensazione di uscire dal cinema. Ma che c'entra, gente di mare, con la... Che c'entra, gente di mare, con la tentazione di uscire dal cinema? Spiegati meglio, caro Energia Western. Eh, oggi parliamo anche di The Batman, di Matt Reeves. E sono usciti tanti film, ma eh, è arrivato un film molto importante per cercare di capire ancora... Se resistiamo, se resiste il grande schermo, se, se verrà visto da molte persone in Italia, io spero proprio di sì. Buonasera a Cinefino 966 ed è il film più importante di questa settimana. Si intitola The Batman di Matt Reeves, poi esce anche il ritratto del duca di Roger Mitchell eh, che ci ha lasciato a settembre del 2021 e ancora mh, lo ricordiamo con grande affetto e piacere, il regista di Notting Hill e non solo uh, il regista di The, di, di The Mother, bellissimo con Daniel Craig, forse il film con Daniel Craig che io amo di più, uh, Sinanò di Joe Wright, una interessante rilettura musical da un musical del 2018 del, uh, dell'intramontabile PS uh, um, di Rostan e che peraltro appunto vede eh, vede la, il problema di Sinanò, il disagio l'handicap di Sinanò eh, cambiare appunto dal nasone alla, eh, alla statura avendo Dinklage, Peter Dinklage al posto dei tanti Sinanò che abbiamo visto in chiave moderna, indimenticabile Steve Martin per Fred Easy e in chiave invece in costume Gerard Depardieu per Rappenau, detto ciò eh, poi anche Red Rocket di Sean Baker presentato in concorso all'ultimo all festival di Cannes e poi è finito Euforia. Eh, e ehm, seconda stagione molto interessante con un Ennio Morricone che arriva eh, spaventosamente potente dentro l'episodio 7 e mi ha molto emozionato la presenza di Ennio Morricone in, in Colonna Sonora, peraltro con uno dei suoi temi più anche ipnotici che è quello di metti una sera a cena di Giuseppe Padroni Griffi. Abbiamo parlato di Morricone tanto anche in queste ultime twitchate con Francesco Nuovo e Alessandro De Rosa. E mi ha veramente emozionato perché un mio caro amico che forse inter interverrà in twitchata verso la fine di questa twitchata tra un'oretta e mezza dice che le coincidenze non esistono. Eh, comincio a credergli sempre di più perché sentire Morricone così forte eh, sentire un tema di Morricone di un film del 69 di Giuseppe Padroni Griffi che torna così forte dentro una delle serie più discusse e incisive della contemporaneità come Euforia verso la fine, nell'episodio 7 mi ha veramente molto emozionato e quasi sconvolto perché stiamo ancora parlando di Morricone abbiamo ancora tantissimo Morricone eh, in testa perché? Perché Ennio è ancora in sala, lo splendido documentario di Giuseppe Tornatore, perché, e perché grazie anche al documentario di Tornatore stiamo ripensando tanto e riascoltando tanto Ennio Morricone. Quindi che colpo, che colpo ritrovarlo così preponderante e così centrale dentro, a livello proprio di senso, perché il tema di Metti una sera a cena, molto ipnotico, molto ripetitivo, è questo ritornare del, del tema principale, durante appunto tante scene della, della recita della, della pièce teatrale che mette in scena il personaggio di Lexi interpretato da Maud Apatow la fi figlia d'arte Euforia è pieno di figli d'arte e insomma mi ha veramente molto colpito e affondato ritrovare Morricone pure qua poi c'è Rizzo Ortolani c'è Piero Piccioni è eh, molto legata a, a questi geni della musica da film applicata a italiani de, del nostro cinema, però con Morricone, che ha proprio un posto d'onore con il tema che riemerge. Che riemerge sempre da, 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 da dietro, da, da sotto, da sopra, da, da, da posti dove l'abbiamo messo, il tema di metti una sera a cena che ritorna, che ritorna, che ritorna, e che ha un senso molto preciso dentro quelle bellissime scene del settimo episodio di Euforia. Oggi si parla anche di Euforia. Um, se l'avete visto uh, facendo consultivo, uh, io ho fatto una videocensione brevissima di, di soli 24-25 minuti che fra poco Berni metterà online se sopravvive. E, um, e poi, e poi arriva un film uh, piccolo, ma nemmeno troppo, su Netflix che mi ha molto incuriosito, intitolato. Against the Ice <ride> contro il ghiaccio tratto da una, eh, tratto da una biografia e con Nicolai Coster Valdallo a proposito appunto di grandi attori che vengono da eh, serie televisive abbiamo visto poco fa il Buon Timi che è irriconoscibile se amate appunto il suo eh, caciarone protagonista dei diritti del Barlume eh, lo troverete molto diverso nel in, eh, film invisibile eh, di Marco Simon Puccioni, sì, quei tre matti erano dentro, e sono dentro questo film che domani arriva su Netflix, il film invisibile, e che è uscito per qualche giorno al cinema. E infatti ce l'avevamo sparato già qualche giorno fa. Eh, tutto ciò che siete andati a vedere, tutto ciò, tutto ciò che vorrete andare a vedere, tutto ciò che avete visto, state vedendo in serialità, al cinema, nelle sale, anzi, se volete, madonna fa un caldo, se volete anche come al solito essere più specifici su dove andate a vedere i film, che oggi è molto importante. Abbiamo parlato appunto subito di un film, di un cinema ehm, caro a bad east come l'Arcadia di Melzo, dove ieri c'è stata la proiezione di Batman di Reeves notturna. E ciò abbiamo Berni e D'Alessio che sono sdrumati che non, non riescono a parlare perché hanno fatto tipo le 5 del mattino. Che bello fare le 5 del mattino col cinema! ancora e sempre eh, Robert Pattinson uno dei miei amici di sempre ehm, l'ho visto per Lucio sì 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 è stasera su Rai 3 in occasione di appunto anniversari dalleschi nel senso di Lucio Dalla eh, Andrea Bianchi a Dalia questa sta cosa di Witcher eh, vorrei fare un casting a per il loro film di dato che sembra essere di soccorso per, per questo e il prossimo anno eh, <ride> In Innocenza sono stati presenti in questa casa pochi minuti fa, a livello telefonico, quella di Tozzi, Raff, una canzone che mi ha fatto ridere dato che il test trasmette la voglia di mare, viaggiare, mi sono immaginato te quando hai deciso di uscire dall'anteprima per la noia, no io sono un professionista, non esco mai per la noia, ci sono molti miei colleghi che dormono, poi il giorno dopo scrivono sui giornali, si dovrebbero vergognare, lo fanno da anni e eh, lo, lo continueranno a fare per sempre. Io non esco dalle anteprime perché lo, è il mio mestiere e non mi addormento. E non urlo e non applaudo e non urlo ai festival perché non è professionale. Ciao, 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 ciao mi porterò un binocolo. <ride> Se questo è mio, sono cavolacci suoi. Abbiamo scoperto che Stefano De As... Beh, raccontaci, dici le diatrie, dici tutti i disturbi visivi prepa e preparati preparati non al peggio ma preparati all'appannato proprio all'appannato e all'appannabile Tozzi e Raff gente di mare uh, Cino di Sea ciao 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 mi sono, mi, ho visto Stalker mi sono perso nella zona uh, la zona Stupendo, ok, allora, uh, Verso 88. Eccomi, re eccomi reduce dalla produzione notturna e da un'operazione venerdì scorso. Uh, ho amato il film. Ok. Suppongo che Vers si riferisca a The Batman di Matt Reeves. Invincible Cat 36. Buonasera, buonasera a te, e, punto. Uh, chi era presente alla intanto, Risto Twitch ha appena sottoscritto un abbonamento grazie eh, c'è un gamer genio di nome Moonride che ho conosciuto la settimana conosciuto, che ho eh, visto perché stavo moderando moderavo la conferenza stampa di Turning Red eh, di Lee che è, sarà uh, Red solamente per l'Italia e c'avevo Moonride davanti a me perché è uno di, che ha prestato la voce e sono andato a vedermi alcuni twitchate che fa ed è pazzesco pazzesco perché lui ha è come se repasse tutto questo flusso di thread di commenti di, di, di abbonati di, eh, e lui praticamente mentre gioca contemporaneamente eh, saluta ringrazia buttando un occhio da là un occhio da qua e, e, e contemporaneamente gioca, gioca, spara, commenta mentre gioca e poi fa tutto questo sorta di gram qua quasi, sembra Dario Fo è un linguaggio tutto suo, nuovo, è veramente geniale. Sono rimasto un giorno a, 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 a guardare le twitchate di questo matto e gliel'ho detto perché proprio ce l'avevo là a, al Moderno di Roma. E che bravo, che è molto interessante. Lui proprio legge, trrr, legge, è, tutta, è tutto sincopato, è tutto tronco. È una cosa incredibile. Uh, benissimo. C'è chi finisce la quarantena e va a vedersi Belfast. Ah, che meraviglia, vatti a vedere Belfast, dici dove vai a vederlo. Sono molto curioso. Specificate se volete sempre perché noi siamo degli impiccioni. E, e poi perché io amo il cinema e le sale e ovunque. Quindi dove lo vai a vedere, in che sala lo vai a vedere? Perché è un momento anche molto difficile per le sale. Quindi noi vogliamo sta, eh, aiutare e essere vicino a, a, a chi gestisce una sala cinematografica oggi, oggi speriamo che da oggi ci siano degli incassi eh, non eh, buoni ma enormi per il batman di matrix a prescindere da quello che si pensi domenico gallo 2 perché se no domenico gallo 2 ha rinnovato l'abbonamento per il secondo mese consecutivo e, hai capito domenico gallo 2 grazie eh, cinema roma de sé a bologna supportiamo i piccoli cinema ne abbiamo parlato con eh, Michelangelo Mercuri in arte Naipe. La settimana scorsa, stasera si comincia con Naipe. Un viaggio buffo dentro Twitchate eh, molto particolari, che mi vedranno complice del buon Naipe. A partire da stasera, stasera verrà un ospite, faremo un po' di casino, si spera. Batman, Uci Campi, Bisenzio, forse Sala IMAX. M molto bene, Stefano The Astronaut. Alice, eh, che dici di Red Rocket? Ricordo che a Cannes non ti era piaciuto. Non mi era piaciuto a Cannes, non mi piace nemmeno a Roma, dove mi trovo adesso. Non mi piacerà probabilmente nemmeno a Parigi, qualora dovessi, a Parigi, a Parigi. Questo era il secondo film di Polignano a Mare di Marco Ponti. Questo era placido, che lo diceva a Antonella Attini: A Parigi ti porto, a Parigi. Dobbiamo avere placido per una Twitchata, ne ho fatta una esilarante. Tanto tempo fa, da altre parti, ieri ho visto My Son con McAvoy e Foy, un thriller di 90 minuti perfetto, moltissima suspense, e appassionante. McAvoy è stato bravissimo, credibile, molto espressivo. Tu che ne pensi del film, non l'ho visto. Stream Elements, Domenico Callo 2: Hai già parlato di Batman? Puoi dirmi solo se ti è piaciuto? Uh... Sono contento per Beppe Fiorello che fa Carmine Falcone. Uh... <ride> È <ride> John Turturro, ma eh, io, non voglio, io non, non voglio dire molto di The Batman di Reeves Non mi ha fatto impazzire eh, perché, appunto, come per Dune di, di, di Villeneuve che non mi ha fatto né caldo né freddo, eh, vorrei che incassassero moltissimo questi film. Quindi, e poi non voglio con il mio solito orrido modo di fare eh, magari eh, disturbare qualcuno che non vuole sapere ancora nulla del film eh, c'è cioè una videocensione estenuante eh, complessivamente non, non, mi ha, non mi ha fatto impazzire e mi aspettavo anche qualcosa di più da matrix però però è la mia opinione, è solo la mia opinione ed è molto poco importante. È John Turturro questa, la mia, la, la, ma come si può? Ma, ma perché devi prendere in giro John Turturro che è una delle cose più mosce del film di Matt Reeves? proposito di Batman, ricordo la scena del terzo Batman in cui il commissario Gordon deve rintracciare il camion con la bomba per cortesia, già, già Matrix è quello che è. Non ricordiamo altre cose lancinanti. Qua è gente che vuole, vuole male al nonno, perché io mi ricordo l'inquadratura di quella sequenza. Lasciamo perdere, va, stiamo parlando del terzo Batman di Christopher Nolan, un capolavoro assoluto anche quello. Io purtroppo, The Batman lo andrò a vedere solamente domenica qui a Cassino nel mio cinema che si alterna col teatro. Vabbè, meglio ancora. Allora, zitti, zitto, non parlare, critico e merda. Non parlare che Luca deve andare a vedere Domenica e, e riposa, riposati, eh. Poi, gli occhi molto idrat idratati, gli occhi idratati moltissimo. Sei miope? Se sei miope Luca, Luca, tutto ok? Diotrie? A palla di cannone, perché sennò no, ho qualche problema. Ciao, nonno, vado a vedere il cinema più vicino del Batman, speriamo. Scusa la domanda stupida, come al mio solito, dato che hai visto qualche live di Moonride, quale altre live hai visto? Ah sì, ma sei te che mi chiedi? Ma poi sono, sono delle domande invece molto carine, l'idiota sono io. Perché? Perché... Mh, beh, ultimamente mi sono visto molto lui. Perché, mh, perché mi affascina il suo modo di... Eh, questo slang, questo cioè, tu, tu, tu e tutto il flusso è ipnotico. Infatti, c'era mio marito, che è una donna che la settimana scorsa passava e mi vedeva che stavo così davanti a, a sto matto. Allora gli ho fatto i complimenti. Per il resto, io vedo film più che Twitch e. Vedo sopra. Purtroppo, purtroppo non posso vedere troppo Twitch perché appena smetto di Twitchare io, io vedo, vedo cose vedo cose che voi non vedete quindi poi appunto mi sento molto isolato anche. E, e senza senso e, stasera sto con, con Naip a Twitchare eh, sul canale di Macete perché ci facciamo delle cose un po' bu ci piace ogni tanto con Naip fa un po' di casino Stasera viene un amico, uh... <ride> ok? Spero che lo rendi bene quando ti chiamo Geralt, mia saga preferita cartello su Twitch. Io la trovo una cosa simpatica ma ogni volta le tue reazioni me ne fanno. Ma tu puoi fare quello che vuoi, ma tu puoi fare quello che vuoi, ehm... tanto è che non c'è somiglio. Eh. Mi piacerebbe, per l'altro, sto, fine... sto finendo molto lentamente. Uh, sto rifinendo molto lentamente Witcher perché non voglio finirlo quindi, e, e quindi ho Geralt molto presente che non ci somiglia manco per niente. Magari. Allora uh, porterà in live uh, il leggendario collezionista di ombre Stefano De Astronaut Adriano che è una persona a differenza di molti cinefili di oggi spiritosa e è molto simpatica. Uh, magari io voglio molto bene, stimo molto Adriano della Starza. Uh, allora, mi si rivede vedere il piccino improvviso. Ho perso la risposta al mio commento comunque. Domenica sera sono andato a vedere gli occh occhiali neri. Sono molti salvi vicino a casa mia. Io ho oh, apprezzato il ritorno discreto e sentimentale di argento. Mentre io ho visto il, uh, al Beltrade il Legionario. L'ho trovato nel complesso efficace. Ah, eh, che bello! Guarda che bello che andate al cinema. Queste cose mi, mi entusiasmano proprio. Eh, occhiali neri mi piace quello che scrivi: ritorno discreto e sentimentale e solidale, no? Cioè, stiamo insieme, insieme, un cane, un bambino. E una escort felice di esserlo, che insieme cercano di sopravvivere a un killer che puzza e che è lampante. Proprio immediatamente lampante. Tanto che infatti non è non è, non è un giallo, non è tantomeno un horror, è proprio un thriller molto vicino a, al concetto di femminicidio e di cronaca di cronaca nera, anche se il furgone è bianco, che ricorda la uno bianca e, ed è tutto molto visibile. Eh, è bello che a 81 anni, appunto, ci sia questo film perché se no si finiva, si rischiava di finire con Dracula, che era un disastro da un punto di vista filmografico o, o, quanto, o per essere meno tromboni. Eh, sarebbe stato un po' triste finire una grande carriera con un film brutto come Dracula 3D. E quindi sì, sono molto felice. E, e poi Il Legionario, ti è piaciuto Il Legionario di Gleb Papou? Eh, Papou, anzi, eh, Bielorussia di origine, poi diventa nostro centro sperimentale. Io vidi anche il, il saggio di fine anno che fu presentato alla settimana della critica in forma appunto non legionario di adesso al cinema. Io ho trovato la recitazione molto, eh, molto, molto ancora da smussare, molto dura, un po' troppo. Eh, un po' troppo acerba, però l'approccio è molto interessante. E Celerino, Black, eh, il mitico Germano Gentile che mh, fu uno di questi attori che, italiani black che cominciarono a venire fuori dieci anni fa. Lui stava in in Terra Pax di Botrugno e Coluccini, stava proprio nell'anfiteatro di Corviale, eh, dove dove adesso. Mh, si vede anche Christian, serie tv eh, finita da poco, stupenda che è stata molto trattata da queste parti con compagnia bella. Uh, L'ho cominciato e uh, mi, mi sta piacendo moltissimo. Eh, eh, mi piace da morire. Lily James è un'attrice un che adoro, e perché, perché è anche molto in grado di cambiare da film a film ed è sicuramente una delle attrici che mi interessa di più degli ultimi anni e, e devo dire che quello che ha fatto è pazzesco pazzesco perché non è assolutamente associabile alla, alla Anderson e questa è la serie Disney eh, dove anche Sebastian Stan è molto interessante e devo dire è una serie molto interessante, si potevano fare parecchio male come Castellitto Totti L'associo molto perché quando tu hai dei personaggi così riconoscibili, eh, quando tu racconti una storia anche di, di cronaca così riconoscibile, così forte, con delle immagini così forti, e, e chiedi a degli attori bravi come loro due, come Stan e James, di andare a, a essere eh, beh, insomma due che hanno fatto la storia. Della, della, della cronaca leggera con quel famoso video e della, e della, e della cultura popolare e beh insomma eh, non, non era facile e ci sono riusciti secondo me molto molto bene soprattutto lei lei è, è splendida è veramente fortissima intelligente è un'attrice eh, mi piace moltissimo gli ester dei Lily james mi piace sempre mi piace in scenario di Branagh cioè, è veramente una è veramente un'attrice interessantissima. Brava, brava, brava. Um, nonno, io comunque attendo con ansia una Twitchata con ospite Federico Frusciantone. Eh, ma magari baciamo Federico, ovunque egli sia. E magari, magari sper speriamo di farla presto. Stefano De Astronaut, eh, mi piacerebbe vederli col, eh, collaborare in Twitchata. Eh, ah sì, questa ancora su Federico. Magari per me è sempre un piacere vedere Federico in occhiali neri. L'assassino mi ha ricordato la grettezza dei personaggi di Cani Arrabbiati di Mario Bava Bellissima questa, c'ha anche proprio bravo perché ha anche la... il fisico asciutto e è... scattante del Don Bachi di Cani Arrabbiati. hai perfettamente ragione. proprio che peraltro era stupendo Bachi in... in Cani Arrabbiati ed è, è fa paura, fa paura perché è davanti a noi immediatamente, fa paura perché entra dentro casa nostra sai, sai cos'è una cosa che mi fa molto paura gli occhiali neri che è molto bella eh, è, è non sapere dove è andato nel momento in cui lui è entrato, perché cioè, io penso che sia veramente eh, molto interessante come Argento disegni quella scena cioè cos'è cosa, oggi scri mi scrivevo con una brava sceneggiatrice italiana stavamo strutturando il finale di Piccolo Corpo di, di Laura Samani che abbiamo avuto ospite qui in Twitchata che è un film molto interessante e con a mio parere qualcosa che non va proprio nel finale e la scena di Occhiali neri è eh, il cliente entra noi, lo, noi abbiamo l'inquadratura dove vediamo il corridoio e, e siamo dal punto di vista di, di Diana eh, la escort felice di esserlo interpretata come con rilassatezza matronale da Ilenia Pastorelli che poi diventa proprio anche eh, diventa anche invece da salvare, no? Nella seconda parte eh, collettivista proprio, comunista, perché è sempre stato eh, diciamo, è tornato l'argento giovane che c'aveva la stella rossa eh, in stanza quando stava e dormiva lì con Dalia Nicolodi e mh, noi vediamo il killer eh, entrare e non sappiamo ancora che è lui, e lo vediamo, vediamo Diana reagire immediatamente al cattivo odore che emana e, e, e dirgli perentoriamente io non faccio l'amore con te nemmeno a pagamento se, non ti, se prima non ti lavi. E, e lui si assenta per un attimo, cioè l'argento lo fa uscire, eh, noi non sappiamo nemmeno bene. Come è fatto l'appartamento di Diana? Altra cosa interessante, perché Argento lo inquadra, ma quella parte, quella porzione non c'è. E io, queste sono le cose che ti lavorano dentro. Se di un grande regista che vuole che tu eh, appunto anche vada dove lui non ti ha fatto andare, e, e tu pensi, perché lui si assenta per un po', si assenta per un po', poi torna e non si è fatto la doccia. Cosa ha fatto? La prima cosa che ho pensato una cosa, cioè ha, ha defecato nel bagno di, di Diana per insultarla. Per, come segno di spregio, e, perché lui torna Argento in, lo inquadra di nuovo su quel corridoio, ma che, viene, che torna, che va verso la porta e le dice. E le dice la saluta. Le dice ciao Zoccola! Eh, si lamenta che puzza. dice, ah, ma io puzzavo eh. Uh, com'era che puzzavo e se ne va via e se ne va via ma prima perché è entrato dove è andato ecco immaginare il killer eh, che poi vedremo sempre in modo molto lampante perché gente proprio te lo fa vedere te lo fa vedere in una scena anche troppo la morte di Guglielmo favilla con i poliziotti che insomma lì io eh, diciamo quello non lo apprezzo meno però io devo dire mi piace moltissimo pensare dove possa essere andato il killer, mi disturba molto, mi mette molta ansia questa cosa, molto legata alle nostre case, ovviamente alla Home Invasion, è un concetto di Home Invasion, ma è anche un'idea di ma perché Argento lo fa andare? Perché c'è quel lasso di tempo? Perché poi Diana mi pare che litighi in quel momento lo sta litigando con la, con la eh, donna delle pulizie. Uh, la sua domestica, che, non, uh, che anche lì mi ha fatto sorridere perché una forte come Diana. Ma perché si tiene? Ho pensato, una, una, una signora a casa eh, e la paga, che, che, che la disprezza, che non è contenta di lavorare a casa di una escort, ma perché Diana non l'ha licenziata prima? E quella che se ne va. S queste cose buffe! Diciamo. <ride> Però, diciamo il la, lasso di tempo che passa tra la provocazione, quella che non è una provocazione, ma comunque l'ordine di Diana di farsi una doccia, di lavarsi, a un uomo che puzza, non, è, non mi interessa che mi paghi, io non faccio lavoro, io non lavoro con uno che, con uno che puzza, con un cliente che puzza come te, vatti a lavare, e se lui fa finta di andare a lavarsi, non si lava, va via, la insulta e da quel momento la vuole uccidere. Fantastico. Finalmente anche io ho visto House of Gucci. Non male di Gaga, ma gli altri attori non hanno dato il loro meglio. Questo a causa della scrittura e della regia, gli avvenimenti si succedono con superficiale e fretta. Non ho ben capito, Scotto, cosa ha voluto raccontare. Beh, cosa ha voluto raccontare? Mi sembra un po' che sopravvalutarlo. Diciamo, eh, occasione sprecata, peccato. Sono film che si montano come le sfilate di moda senza che ci sia lo stilista che ci crede, diciamo. Sono, diciamo montaggi che hanno un senso cinematografico di posizionamento di mercato molto profondo però che non vanno oltre quello e sono sostanzialmente delle mosse di scacchi poi ovviamente qualcuno è andato e qualcuno andrà e qualcuno va però sostanzialmente non è un film House of Gucci non, non è nemmeno un brutto film è, è proprio un non film per quanto mi riguarda e... A un certo punto penserai, guardando The Batman di Reeves, penserai, ma c'è sta pure qui, quello là che starnazza, che fa gli urletti, è uguale. praticamente. Vedremo domani il Batman, non mi attirava per nulla, ma dopo tutte queste recensioni positive della critica, tranne la tua, sono curioso. È un capolavoro assoluto, no? È il nuovo, la nuova fantascienza, come Dune. Ehm, Cosa ti aspetti da questi Oscar? Vince facile il potere del cane? Ma ogni volta che lo dico, io dico di sì. Poi c'ho uh, Andrea Francesco Berni che giustamente mi rimprovera, mi dice uh, che Netflix ha i problemi che ha all'interno dell'Academy, il che è vero perché, perché uh, Boseman doveva vincere e mh, è stato assurdo che abbia perso con Hopkins. Uh, perché? Perché quel film era Netflix e quindi allora lo vedi che alla fine c'è sempre comunque qualcosa che va a bloccare Netflix, poi però no, ma altre cose sono andate bene, altre cose sì, però fino ad arrivare a tutto questo pippone per dire il, il bersaglio grosso eh, lo devono ancora prendere, il bersaglio grosso è Best Movie, ovviamente caro Domenico, come tu puoi ben immaginare perché muove moltissimi soldi e muove moltissime... Eh, ovviamente vite traiettorie, essendo il premio di cinema più importante del mondo e, 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 può, e cambia, cambia la materia, cambia la materia delle loro vite e anche delle loro filmografie per, per i prossimi anche, anche 8-10 anni, quindi insomma, e quindi è il bersaglio grosso, il bersaglio grosso è quello insieme a Best Director, ma è più quello e fino a lì ancora io dico che questo è l'anno anche perché non vedo nient'altro francamente. E che possa, un film, film che io non ho amato affatto, l'ho trovato anche veramente quasi orribile, il potere del cane, considerato quanto è brava Jane Campion, per me è doppietta uh, assicurata per tante ragioni, anche per il momento di Women's Empowerment e, e quindi potrebbe essere film-regia senza alcun dubbio, però ogni volta che Andrea mi rimprovera, io penso che possa aver ragione perché effettivamente... Eh, anche se questa cosa di Netflix prima o poi finirà perché è chiaro che non puoi fare la guerra a Netflix non ha alcun senso anche perché Hollywood è dentro Netflix e lo sarà sempre di più a livello di talent quindi non ha alcun senso e, e, si, e si potrà e si potrà eh, e si potrà da un certo punto di vista appunto ehm, ovviamente fare qualcosa nei prossimi anni però Potrebbe già essere quest questo l'anno buono per quanto mi riguarda. Ehm, anche io ho visto occhiali neri. Purtroppo eravamo in tre. Speravo di vedere qualche nolaniano e spiegargli come si esprime l'Eros di una donna in maniera elegante rispetto alla Catwoman di Hathaway. Perché mi devi ricordare? Madonna mia! C'è cioè già The Batman di Matrix, che è un capolavoro eh, assoluto. Ehm, poi te ci metti pure te co con Hathaway. No, no, sulla moto poi dai. Cioè! Oh. Io sono nato nel 74, ti prego. cioè... C'ho gusto. Infatti, basta. Come si gira l'azione? <ride> Spero per un mio piccolo capriccio, ovvero ritorno al thriller. o Horror di Soavi, nonostante comprenda la libertà dei registri, viene scelto soprattutto quelle economiche, soprattutto perché non c'è il genere horror in Italia. Soavi tornerebbe all'horror se ci fosse il genere, se ci fosse, come dire. Un, un terreno diciamo un momento fino a che non si riesce a, a crearlo perché dovrebbe a a tornare a farlo eh, ci serve la pripista come per il cinefumetto ce l'avevamo la pripista nel 2015 peccato però che ma infatti quello che mi puzza è proprio questo consenso unanime ma è un lavoro assoluto Tutta la critica il più grande film della storia del cinema The Batman di Matt Reeves. Lo sapevate, lo prevedevate. È tutto vero come Dune, la nuova fantascienza per questo ho aspettato la tua video recensione. Che infatti l'ha smontato. No, non l'ho smontato. Cioè, basta solo cioè, per smontarlo, basta solo dire che non è un capolavoro, eh, che non è niente d'eccezionale E che speriamo che incassi, e che soprattutto sono 176 minuti che. Madonna mia, è che se sei miope hai dei grossi problemi. Quindi non, non l'ho smontato, ho solo, capisco che oggi distruggere il consenso, cioè mettere minimamente in discussione il consenso gene, generale, eh, soprattutto dei cinefili trogloditi, snob, ignoranti, anti-Marvel. Capisco che è scabroso, però eh, che devo fare? Purtroppo è così. Eh, sono sempre molto allineato da tua. Mi dispiace, mi dispiace. Il consenso, Giannaccone, eh, il consenso è così. Eh... <ride> ok, va bene. Eh, birra con Malta. Basta, basta. C'ha ragione. Basta, Grazie, grazie, compagno che mi hai richiamato all'ordine. Anche se probabilmente sei una donna, e, e andiamo così. Sarà un capolavoro. Preparati il più grande film della storia del cinema. Eh, è arrivato il disadattato che chiede Roman Polase ehm, mi piacerebbe una tucciata con Adriano Della Starza ma pure con Frusciante eh, eh, ma scrivi anche a Frusciante vedrai che lui non vede l'ora proprio di farla eh, comunque gli occhiali neri ho apprezzato sia gli elementi che ha ricordato all'homo, musica incisiva come il caso soprattutto da Pastorelli, spero che tornerà a lavorare con Argento un nose un nose Comunque non c'è niente da fare come riescano a fare team gli anglosassoni nessuno sulla stella della, uh, della Walk of Fame di Benedict Cumberbatch c'era Kenny Feige ad accompagnarlo si chiama intelligenza si chiama cattiveria in senso tecnico in senso tecnico come direbbe Silvio si chiama imperialismo in senso tecnico però fino a un certo punto perché proprio si tratta di strutturarsi si tratta di guerra, eh, quella metaforica del cinema, non quella che sta vivendo qualcuno realmente in questi giorni orribili. Si tratta di serietà e ideologia. Tutto ciò che in Italia non c'è. Eh, ma in generale, diciamo generico o... o... Ma io, io confido... Io confido nelle prossime generazioni, io penso che nel giro di eh, 55-56 anni potrebbe accadere qualcosa di diverso, si potrà, ci saranno delle generazioni più eh, forti da un punto di vista ideologico, più Marvel, più intelligenti, più solide, più, più cattive nel senso tecnico eh, rispetto a, a oggi e sono convinto che domani sarà meglio. Anche in un paese molto, 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 molto indietro come l'Italia, molto, 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 molto fascistello e non imperialista, ma, meglio questo che Nolan in generale. Vabbè, ma meglio di Nolan, tutto praticamente, quindi anche Matrix che comunque è un capolavoro. Ho paura. Io già con gli occhiali a Cina faccio un po' fatica. E beh, se a te piacerà. <ride> Ok, va bene. Ehm... <ride> farai, il momento, farai il momento di Pastorelli quando. Che è stupendo. Mi piace da morire. L Hanno sbagliato a metterlo nel trailer, forse no, perché è, è il momento più bello del film. Il momento Pastorelli che è, è, esce dalla macchina ed è già completamente strafatta, completamente andata. E tipo sono le due, no? Sono le due del pomeriggio, no? Anche lì te lavora il maestro in testa come nessuno, proprio. E tu pensi, ma sono le due. Perché sta così? Dove cazzo va, poi? Perché, perché non sa nulla dell'eclisse? Cioè, è incredibile quella scena. Cioè, perché noi non sappiamo niente? Perché stiamo guidando per l'Eur? E ci stiamo perdendo tutto. E non sappiamo niente. Mi ha messo... Un'ansia un è una cosa magnifica, capito? Cioè bastano quei dieci minuti per distruggere tutti i 176 di, di un capolavoro assoluto. Che è The Batman. Meglio, meglio, meglio stile. Però, sì, ti succederà poi quel sole giallo, l'hai visto? Il sole uovo al tegamino Proprio. Tutto così scontorna... scontornato, in The Batman. C'è diciamo il simbolo che fa, fa schifo proprio. Il simbolo del Batman lì fa molto ridere. Eh, non penso che fosse l'intenzione di, di, di quelli che sono molto, molto seriosi. Eh, a differenza della Marvel, che sono più bravi, eh, perché si prendono leggermente meno, meno sul serio, eh, potendoselo permettere. E poi, quando sono seri, sono molto più seri di questi qua. E, 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 e mi sono chiesto: ma. Ma, se, ma, ma perché fa così schifo il simbolo il nuovo simbolo ma perché è così orribile ma manco c'ha i soldi Bruce Wayne per, per far cioè deve essere proiettato in cielo cioè è una cosa che e, e poi ho capito ideologicamente serve sempre ovviamente come, no, come Nolan anche peggio serve sempre a, a dover sempre mh, far vedere il miliardario che non è miliardario ovviamente per far amare alla follia dalle nuove generazioni il miliardario tutto precisissimo dal punto di vista politico perché il miliardario non è miliardario però è miliardario torniamo a Steve Jobs ovviamente no? al mito comunque la critica non è stata unanimamente favorevole il punteggio medio è positivo ma non altissimo ci sono dei dissidenti ci sono dei eh, compagni che lottano ci sono delle persone miopi anche tra i critici che, che non, hanno, non hanno visto il film tra ansimi cose, strane cose, palette in testa, così fuoco fuori fuoco, fuori fuoco, fuori fuoco, fuori fuoco, fuoco pioggia, pioggia, pioggia. Capolavoro assoluto. C'è l'angst capito dell'eroe adolescente represso Scorsesiano Furciantiano, comunque è bello. È un capolavoro. Che ne pensi del ritorno di Michael o nei panni di Batman in The Flash? Sempre meglio di questi, ma basta. Allora, eh... <ride> basta. Allora, sì, l'ho visto, è più bello di The Batman di Matrix. Quindi, è, uno, è un uber capolavoro perché se ba The Batman di Matrix è chiaramente un capolavoro, eh, questo è un uber capolavoro. È uno stracapolavoro, è un iper capolavoro. Eh, ma te non esisti, sei millennials, sei antipaticuccio, blogger. Eh. Te sei un po' betteista, te sei un po' pagina Facebook del betteista. Di taste, dire la verità Miope. ok. Allora, detto ciò, ehm, eh, eh Sabì, Sabino Rociola sei un grande. Sembri l'assassino degli occhiali neri, eh, no, era più un po' più mesciato mitico Sabino Rociola è la prima volta che scrivi? io guarda mi ricordo tutto eh. Eh, è per questo che mh, soffro in Italia detto ciò eh, e che ne penso? Eh, io spero bene eh, siamo in costante contatto diciamo e, mh, ed è un momento molto importante adesso fuori di scherzo <ride> è un momento molto importante per loro quindi devono, deve venire fuori una, una cosa molto forte perché è finita una fase e adesso bisogna cominciare un'altra fase quindi è veramente è un punto fondamentale soprattutto se vogliamo fare Soderbergh vogliamo fare Soderbergh che è un po' più importante è strutturato e colto di Nolan Reeves, eh, messi insieme No, ma a me ma Trips piace poi a me ma Trips piace cioè, piaceva moltissimo ehm... Quindi non devono stare molto focused, focused, eh, perché è, è essenziale sta roba qua. Ehm... Ok, allora eh, Coito Molesto, che è uno dei miei preferiti, probabilmente papà eh, Cati Fabrizio. eh... <ride> Guarda, me li sto rivedendo perché domani facciamo. Che belli, me li sto rivedendo, mi sono un po' ripreso esteticamente rispetto a queste cose che piacciono a voi. E domani facciamo la twitchata di mattina su due Batman di Burton, quelli belli, diciamo. Ok, Progione è arrivato al momento del quarto mese consecutivo. Andrea Sbianchi, adesso non è possibile non costruire un imperio industria, aneddoto, una volta su un gruppo ho postato una tabella degli incassi di Joker l'insieme di tutti gli introiti provenienti da tutti i mercati ancillari e commentando come anche questo aspetto fosse cinema e bisognasse studiarlo bene un professore di cinema mi risponde seccamente che il cinema è tutto tranne quella cosa lì era frusciante e ti ha detto il tuo ragionamento fa <ride> come Netflix eeeemmm <ride> ok, allora eh, chissà peraltro appunto eh, m, vabbè, la posizione del professore diciamo che Federico da quando gli hanno dato sta cattedra a Livorno non ci ha capito più un cazzo quindi, eh, ma stiamo cercando in tutti i modi di licenziarlo perché come cattedratico eh, come cattedratico no e, m, Joker è un film trasversale, Joker di Todd Phillips. Ne parlavo prima col compagno d'Alessio. Ed, ed è un film che ha... Um, diciamo, io ero molto colpito da... Um, uh, è un film che ho visto, che potrei rivedere adesso, per quanto è bello rispetto a sta roba qua, e, um, per quanto è più intelligente, è più pericoloso, è più profondo tutto diciamo è più grafico è più, è, più, è, è più film perché se vede poi non, non è tutto appannato capolavoro assoluto eh, e, e, e poi è un film che ancora è il cinema pop che piace a me cioè quello trasversale e in invasione dei borghesi non in protezione nerd del proprio recinto è una cosa molto seria questa che secondo me sta segnando molto la contemporaneità e che da vecchio di merda quale sono mi trova molto anche disorientato, no, perché mi sto orientando bene, nel senso che la vedo questa roba qua e mh, probabilmente è anche una scelta di campo di settorializzare sempre di più di, di creare delle. Dei territori che però a me non interessano anche politicamente, mi spaventano molto perché io credo molto in una cinefilia e in una cinematografia espansa e sulla ticcia. Perché più noi ci incrociamo anche fisicamente, e più si scambiano delle, delle cose, capisci? De, e e, e c'è crescita e l'organismo diventa più forte. Se non si comunica più e si creano eh, club e eh, tutte recinti, questo è un Batman che non va oltre la nerditudine zero proprio, zero e capisco che i nerd sono tantissimi sono orribili e sono ovviamente stanno diventando maggioranza purtroppo, ai tempi miei eh, erano minoranza ed erano anche più simpatici e, e pensavi quasi vagamente di difenderli a sinistra diciamo, adesso è tutto il contrario anche dal, dal punto di vista di spettro politico e, e capisco perfettamente che che invece sia più ehm, inusuale l'approccio di Todd Phillips di dire Ok, io voglio fare un film dove anche uno che non sa nulla di chi sia Joker, anche un borghese, un dentista di 62 anni, una casalinga di Voghera, un bracciante lucano, un pastore abbuzzese che stracci della ricotta di Pasolini. Eh, io voglio i loro soldi. È un'ottica, peraltro, iperimperialista, molto ambiziosa. E, e, am, per me è affascinante, molto novecentesca eh, è come quando appunto Bertolucci godeva fisicamente in, con tutto il suo anche odio nei confronti dei nordamericani però di andare a fare l'ultimo imperatore e di andare a vincere l'Oscar facendo l'ultimo imperatore eh, insomma è una roba che appunto purtroppo per la mia anagrafe è una cosa che, con la quale io sono molto cresciuto e che amo molto eh, sicuramente i Batman di Tim Burton domani un po' cercheremo di raccontare anche questo sono stati dei film che hanno molto aperto uh, era un'epoca diversa da quella di oggi c'era molto meno prodotto pop eh, e il prodotto pop era molto meno serioso ed era molto meno mh, enfatizzato eh, e, 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 e rispetto, ed esaltato rispetto ad oggi e, però insomma il gioco di Todd Phillips mi piaceva da morire quando andavo in sala a vedere quel film, ma, magnifico. Eh, e non di 176 minuti, devastanti, appannati e sfocati: eh, capolavoro assoluto. Eh, che vedevo tante persone diverse, e, e io stesso portavo persone diverse: eh, amici miei, amici, persone che non, non amavano il cinema, che, sono, che, che è il pubblico che bisogna capire se esiste, certo che esiste ancora. E, e, e vedere l'effetto la, 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 la forza di penetrazione di quel, di quel, di quel capolavoro assoluto quello sì eh, che è Joker di Todd Phillips su quel tipo di eh, borghese completamente disinteressato ad aspetti fumettistici ad aspetti, a progetti editoriali come il coglione che sono io a Marvel, a DC che, che, riuscire a prendere quella, quella roba lì è Landis, eh, che è il mio regista preferito ovviamente, e eh, che è superiore a tutta questa roba, cioè è, è riuscire a invadere, è riuscire a invadere, è molto più aggressivo se ci pensate, da un punto di vista mh, eh, cinematografico, molto più ambizioso, e significa proprio attraversare le classi sociali, significa andare a prendere, chi non deve eventualmente venire a essere interessato a vedere un film che si è sentito Joker. Questo accadde con Joker di Todd Phillips. E per me è stato uno degli ultimi grandi esempi di quella roba lì novecentesca. Nonostante sia un film del 2019, e, mh, succede qualcosa del genere anche con Marvel, che infatti, è molto più potente ed è molto più colto, è molto più colta come idea di cinema. Eh, rispetto a, a questa roba qua, che è più il cortiletto nerd per repressi e depressi, depressi perché repressi, repressi perché depressi, e 14 anni, 15 anni, anche se hanno 40 anni, anche se hanno 50 anni, sempre un'età mentale spettatoriale, misoginia, sottovalutazione grafica del femminile, miliardario che è povero, perché così tu devi desiderare di essere miliardario e devi stare così nei confronti dei miliardari. Cioè tutto il contrario di Barton, uh, Landis, tutta questa gente qua un po' più ideologicamente eh, smaliziata. E, mh, e questo è interessante, è molto interessante perché a, a, a metà di The Batman di Reeves uno desidera che entri il Joker di Todd Phillips perché stai facendo praticamente la stessa cosa: smasche smascherare la corruzione della, della società eh, e il passato di figure socialmente eh, molto riconosciute, ma reale la filantropia. Eh, è, 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 ma non è che mai usano il manicomio che è successo eh, le colpe della città la colpa della città la corruzione della città a parte stiamo vedendo queste cose da anni e anni, anni e anni e quindi non è nulla di originale l'abbiamo visto nel 2019 in quella cosa immensa che non durava 176 minuti e che era un po più come dire sexy rispetto a e pericolosa e violenta rispetto a sta roba qua che però magari eh, intercetta eh, tutti gli adolescenti mh, quarantenni, cinquantenni, sessantenni del mondo e, e va bene così e va bene così chi lo sa eh, mi mancano le danze se te manca domani facciamo tutta twitchata mattutina su ehm, su perché con Bernie appunto eh, si è deciso di fare tutto Batman eh, un mese di Batman perché Batman comunque è un personaggio forte che può essere declinato in tanti modi diversi. E, e quindi, perché no? Allora domani si comincia col meglio, e poi purtroppo ci sarà Nolan e purtroppo ci sarà Snyder pure. Poi Barry è fissato con quei Snyder. I Batman the Snyder, i Batman the Snyder. che io gli dico: ma guarda, poi non esistono i Batman the Snyder, cioè. È, 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 è un allocco che ogni tanto compare in dei film che è Bruce Wayne alias Batman, ma non è Marco. Ha avuto i film suoi, i singoli, poverino. Insomma, tranne erano tutti mix, eventualmente o collettivi o, du, o duo. però alla fine, vabbè. Eh, detto ciò, ehm... detto ciò, se ti manca le tans, che ovviamente è la bellezza, l'eleganza, soprattutto di Michelle Pfeiffer. Eh, l'unica, l'unica Catwoman, questa qua di Matrix, vabbè, e per bimbi, diciamo, sempre i bimbi di 40 anni, di 50 anni, ovviamente, e, mh, piuttosto, com, come dire, lontani dalla potenza femminile, e quella invece è pericolosissima, pericolosissima, eh, sbilenca, sguaiata, sbagliata, Compagna che sbaglia, facciamo dei bei ragionamenti su Selina domani, sulla unica e sola Catwoman della storia del cinema. Michelle Pfeiffer in Batman Returns. E vabbè, detto ciò, eh... si è arrapato anche lui. Che veramente capisci, è... ed è strano. Ma perché non viene? Ma poi secondo me, Roma, un po' sei te perché ogni volta che lo chiami, non viene. Eh, l'uomo pipistrello toscanaccio, cheet mm, Michelle Pfeiffer, l'uomo pipistrello, Michelle Pfeiffer, sposami e eh, Michelle Pfeiffer tornata in madre di Aronofsky. Anche lì, bella, bella, bella sigaretta, bella mm, asciutta. Quasi secca, secca, oserei dire secca, e non male, non male con Ed Harris, in Madre di Aronofsky, che è un film che io quasi adoro. E, e che ovviamente a Venezia eh, sconvolse molti cinefili giovani che, vabbè, che però si esaltano per The Batman di Leeds. E va bene così, e <ride> lo sai che ci pensavo oggi che lo rivedevo, dicevo, ma cioè basta, basta, perché poi appunto c'è, cioè, ci fosse una battuta del genere in questo qua, capito? Cioè, uh, io dico una non, non dico dieci, perché poi in Barton ce ne sono tante però io dico e eh, invece no, cioè ce ne fosse una, ma anche mezza del livello di questa, no? De... No cavolavo assoluto. E e voilà detto ciò domani come forse si sarà vinto si comincia un percorso batman con batman 1989 e batman returns batman il ritorno 1992 diretti da tim burton e, e quindi si si uccide il bedtime e si fa batman time eh, che ci sarà anche stasera dentro eh, o oh, come vola il tempo come passa il tempo come cantava eh, vannelli come cantava Vannelli, eh, Batmania, esatto, It's Batmania. Eh, perché? Perché è giusto. E perché, a prescindere dal mio gusto orribile, come ai tempi di un altro capolavoro assoluto, la nuova fantascienza Dune, di Denis Villeneuve, eh, ci auguriamo che incassi tantissimo. Eh, non dico ai livelli di Marvel, perché Marvel incassa tantissimo perché è molto più potente. Come modello cinematografico, più bello, più colto, più aperto, più simpatico, più spiritoso, più sexy, più invadente, più aggressivo, più imperialista, più tutto rispetto a ehm, le nerdinate queste qua. Però eh, Marvel sta tenendo in piedi il cinema, come sta come eh, ogni giorno dice Martin Scorsese. Ovviamente se il cinema esiste, grazie a Marvel, in questo momento storico, gli incassi di Spider-Man No Way Home. Eh, sono sotto gli occhi di tutti. Io dico: eh, speriamo che eh, Reeves riesca a andare in quella direzione. È costato anche un fottio questo film e, e quindi si spera che gli incassi possano essere eh, forti, fortissimi. Eh forse la scelta di far durare così tanti Colossal serve per distinguerli dalla serie, lo sparo è solo una mia sensazione, guarda, peraltro è tutto molto relativo, ne parlavamo con Mainetti, secondo me uno dei non pochi difetti di Freaks Out è anche la durata, Freaks Out è un film che, puoi, che può eh, avere un equilibrio maggiore, birra, secondo me, a 180, e, e dovevano morire dei personaggi, e doveva esserci il silenzio negli ultimi sei minuti. A quel punto sarebbe stato un gran film, forse. Ehm... Gabriele giustamente su alcune cose non era d'accordo, ma ehm, sulla durata l'ho visto abbastanza eh, convinto. E il che è un errore, però, perché se tu vuoi arrivare a 180 e non, e, non, e non sai di poter arrivare a 180, allora non fai nemmeno, non vai fuori scala in quel modo e non, e non fai un film che non può non so se sono un po' contorto sembro Nolan, non, non fai un film che se non arriva a 180 non funziona Ci, eh, il, i, i, i tre signori degli anelli extra extended edition per, solo per il casino della terra di mezzo solo perché un nome dentro quel pianeta dentro quel mondo che poi siamo noi tanto tempo fa un nome te porta via lo sapete compagni, 20-25 minuti Aragorn, figlio di Aragorn, nipote di quello è chiaro che Jackson se avesse fatto eh, infatti ha, ha fatto bene, era molto lucido Jackson, molto lucido a lottare con Weinstein, ma non per la cosa in sé ideologica, oserei dire frusciantiana ehm, e quindi senza così eh, di dover andare contro il produttore, i produttori molto spesso hanno ragione, hanno più ragione dei registi vedi Blade Runner meglio quello dei produttori che quello di Scott ma in quel caso lì Jackson aveva capito che se non era 180 non si reggeva la baracca. Freaks Out doveva essere 180. E questo, questo The Batman di Reeves non è 176, ma va per niente. Questo The Batman di Reeves a 120 va benissimo così, anche perché non dice molto. Di niente, è solo molto non lagnanamente parlando, solitamente un martellamento su uno stesso concetto. E non c'è nessun tipo di altezza, di humor, eh, eh, amore. Sono tornata a ah, ma non sono sposata. Capito? Cioè, non... manco per il cazzo, però darò sempre la vita di mio padre affinché tu possa esprimere la tua opinione. fix out a 180 era, rischiava di essere un gran film. Dato che la figura di Batman può stimolare a riflettere sui concetti di moralità, giustizialismo e legalità, riguardo la saga dell'Ispettore Galla che con quelli capitoli preferisci, il caso Scorpio è tuo, per me è il più bello. Io attualmente le regie di Sigole e di Stud stesso. Il caso Scorpio è tuo, per me è il più bello, è un film che trovo ancora oggi eccezionale. Chi ha visto Semen ieri per però <ride> ci sono <ride> Ci sono delle scene identiche, Blade Runner, 7. poi un tempo si diceva è Seven che prende da Blade Runner, adesso è, capito, c'ha una Gotham che c'è tutto visto dall'alto con tutti gli ombrelli, manca non lo so, manca il cinese, manca Peter Deckard che passa, manca l'ombrello trasparente di plastica, è, è identico proprio, e poi c'è una scena che è identica a Seven tutta con le torce perché è figo. Fico fare le torce. Però anche lì. Seven rompeva meno il cazzo. un no? concetto di cinema un po' più alto. Dunque, ehm, eh, comunque sì, insomma, io, io vi auguro di non vedere Seven prima di The Batman, perché magari poi capite che insomma, Achille Lauro oh, eh, non è andata tanto bene a Sanremo. Peggio del solito, anche perché sono sempre uguali le canzoni del David Bowie, dei poveri, però lo ringraziamo per il secondo mese consecutivo di abbonamento ringraziamo anche Luke eh, 1989, BG ehm... <ride> grande, grande vuoi, far, vuoi che faccia Marco Giallini che, che dice un dine? un dine! a <ride> piacere molto a Mirko, Mirko ride sempre eh, grandissimo film di Christian Petzold e che gran film! Che è un DINE! Eh sì, eh sì, eh sì. Nel frattempo mi stanno scrivendo. Mm, chiunque, oh, ma sempre quando sto in diretta. Ma non mi, si fi... non mi si caca nessuno quando, quando vado in diretta a Twitch. Tutti ehm... e c'è Rogoski che è super. Che bella la scena che è, quando lei vuole scopare ancora eh, la Bayer fa un'espressione cioè, stupenda. Colui che fa, basta, non ce la faccio più! Mm. <ride> Ma lei, app appunto a proposito di Catwoman, a proposito di reali... di reali... di reali... demonesse, di reali creature, eh, ragazze che ti sderenano proprio. Ragazze che vincono, ragazze che uccidono, ragazze che stritolano, ragazze che fanno così e beh, insomma, lei, lei è una di quelle piuttosto. Eh? Che non sembra perché Paola ba Baer è pure piccolina, poi è una giovane Ornella Muti, una giovane anche, mh, Ottavia Piccolo è una giovane Ottavia Piccolo, stupenda, molto, molto attrice che mi fa impazzire Paola Baer. Mi fece impazzire già in Francia, vinse a Venezia, giustamente miglior attrice emergente, Che attrice, che film, che ondine. Mica come... Io sono mio, per, è dal sonno facile. No, Gabriele, poi io ti conosco a te, no. Vabbè, a parte che... No, basta, devi andarla a vedere perché dobbiamo aiutare il cinema in sala e purtroppo c'è sta roba qua e quindi dobbiamo comunque mettere l'obolo. Ehm, no. Guarda, domenico, ma non, è, non, lo me, non le metti nella battaglia. Le metti negli scontri tra loro che non si capisce niente sulla razza è molto pericoloso quello che fanno. Non possono sbroccare all'inizio, eh, sono troppo troppo fino nazisti. Eh, sia Fulvio che Cencio ci sono, vuoti che andavano riempiti, ci voleva molto più molta più drammaturgia dentro il circolo, dentro il circo mezza 180 alla grande proprio bene, allora ehm, sì, anche ehm, beni di prima necessità, eh, sali, qualora dovesse esserci un collasso e ehm, basta zuccheri, caramelle. <ride> Capolavoro assoluto. Eh, non esce solamente questo capolavoro assoluto della strada del cinema. Eh, forse uno dei più grandi film. Non, non vorrei essere esagerato, ma forse uno dei più grandi film mai realizzati dal 1895 a oggi. Eh, The Batman di Matt reeves Ma ehm, esce anche il ritratto del duca di Roger Mitchell, visto fuori concorso a qualche Venezia fa. La storia del Duca. Eh, beh, insomma. Mm. Viene rubato un quadro di Goya dalla National Gallery. Chi è che l'ha rubato quelli tutti tecnici, tutti tecnici. Eh, gli ocean belli, Sodeberg. Eh, e quindi in mezzo ai laser, eh, c'era un ocean divertentissimo dove c'era uh, Van San Cassel. Eh, spero che venga apprezzato lo sforzo. Per, eh, che faceva tutte le acrobazie, tra i laser. Era una controfigura. Eh, bello, 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 bella scena. Eh, no, questo è un eh, tassista in pensione interpretato da Jim Broadbent, che se avete presente non è proprio eh, il massimo del muscolare dell'atletico, eh, come Vincent Cassel in quel bello Ocean, il secondo. E, e qua c'è un film irresistibile eh, che... che che, che esce in sala e che racconta di come si possa andare a fare un furto alla National Gallery per noi filo anglosassoni italiani eh, provinciali col complesso di inferiorità sono questi, sono questi traumi dai cui, da cui rischi di non riprenderti più perché pensi ma com'è possibile? ma no, ma in Inghilterra, ma in Italia sì in Italia sì, ma in Inghilterra no e invece no, cari compagni An in Inghilterra sì could be è nel 1961 il, il fatto fece così tanto clamore che addirittura venne citato nel primo Bond, Licenza di uccidere, bello. Eh, quando James arriva eh, e scopre eh, al alcune collezioni private del, del dottor No. E, e questo è un fatto eclatante della storia inglese, abbastanza traumatico perché è una figura di merda colossale dal punto di vista museale e poliziesco e film fantastico Roger Mitchell ci ha, ha lasciato a settembre del 2021, regista che io adoro uh, The Mother, Daniel Craig grandissimo film, anche erotico grandissimo film, difficilissimo da fare su relazione sessuale tra tra trentenne barra quarantenne Daniel Craig, e signora di oltre mezza età, gran film! Gran film. e eh, lui, Roger Mitchell. Eh, The Buddha of Suburbia, eh, la serie che lo lanciò da Anif Kureishi, bellissima, un videoclip con Bowie che cantava nella sua Brixton. E Roger Mitchell va bene, anche classico regista inglese, dei grandi registi inglesi, che dagli Schleisinger, dai Richardson. Dai grandi registi inglesi del dopoguerra sono andati poi a dominare anche in Nord America facendo anche film di concetto nordamericano. E va insomma, chapeau ha un, un grande regista come Roger Mitchell che ci lascia con uh, un gran bel film con Ellen Mirren che fa la moglie di Jim Broadbent. E, insomma, eh, i due sono cinema. Grande cinema. Trovate il ritratto del duca di Roger Mitchell al cinema, chi è un po' vecchio, chi si sente vecchio, ma, no, ma ehm, non così tanto vecchio perché il film è molto brillante, molto scoppiettante. C'è addirittura senso dell'umorismo rispetto a The Batman di Matrix, c'è anche classe. E insomma, è in sala. Poi. Uh, Vista Venezia, fuori concorso, diciamo uh, tre Venezia fa, poi. Poi poi <ride> giusto, Vincenzo Veneziano 95 il cinema sempre esatto. Ehm, forniscono anche i pastori tedeschi all'ingresso di Batman. <ride> no, quelli li forniscono all'ingresso di Occhiali Neri, forniscono Nerea, tutte, tutte le controfigure di Nerea, il grande cane lupo e eh, nonché pastore tedesco eh, appunto della, della mitica Diana, o anche detta Diana in italiano, che è meglio la, 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 la escort felice di esserlo stupenda di, di Lenia Pastorelli uh, anche due compagno anche due se te senti pure tre uh, se te vuoi portare il bibitone bibitone te lo metti lì vicino piano piano perché poi con la mascherina ti, eh, quando si gira qualcuno la maschera esce, bibitone uh, ok uh, che bello ho visto il padrino è uscito anche, è riuscito a uscire anche il padrino, stiamo in, in chiusura. E, e voilà! Eh, che brio meraviglioso! La trilogia Oceans! Ci vorrebbero nuovi progetti editoriali di questo livello, e eh, eh, ma, noi, ma noi, non, noi, noi ci crediamo che arriveranno, arriveranno, arriveranno. Non ti preoccupare. Abbiamo parlato molto di One for Me, One for Them. Il motto Coppoliano degli anni 70. Che Sodeberg è. Colui che forse meglio di tutti è riuscito a incarnare in questi anni, cioè, appunto, durante gli ocean, c'erano gli Psycho Twins, i Dino Boys, i Dinocenso, Fabio Damiano che appunto apprezzavano molto la capacità di passare da bubble, il periodo di bubble lui faceva gli ocean in mezzo a bubble faceva film a 10 dollari film a 100 milioni di dollari, film a 10 dollari film a 100 milioni di dollari, one for me one for them, ma quando andava a fare one for them si divertiva comunque perché era un regista onesto, un regista intellettuale quindi non è che andava lì è molto interessante l'apertura la, mentale di Steven Soderbergh ci vorrebbe molta più cinefilia su Soderbergh che non su Raga, allora eh, che bello! Tangere di Sean Baker, molto bello e, e molto bello anche. Florida Project, molto mediocre se non addirittura brutto. Eh, Red Rocket, dove eh, gli appassionati di scary movie troveranno. Gli appassionati dei primi scary movie, dei, dei primi dei, dei appassionati della saga di scary movie, troveranno qualcosa di diciamo molto interessante dentro Red Rocket. Ehm, film che non, non mi ha convinto quasi al 110%, visto in concorso a Cannes, finale molto confuso, finale molto, molto, mi permetto di dire, cinematograficamente stupido, per i miei gusti, e, e quindi ex attore porno, eh, torna con le vive nel sacco, nella, case, nella cittadina di merda, white trash, tutta white trash, dove vive ex moglie con madre tabagista, ovviamente. Avete capito che bella, che, diciamo che siamo dalle parti del, di quegli interni borghesi raffinati di Tiger King. E non siamo a ma siamo in Texas. E lui eh, arriva in, cittadina, in città e cerca di. Rimettersi in sesto perché ha toccato il fondo. Non è la prima volta che capita, abbiamo sentito. L'ex moglie se lo riprende a casa e lui, a quel punto, eh, una volta che si rimette in sesto, comincia ad avere qualche schemetto, qualche nuovo schema anche di conquista femminile. Film, film che vedi, ma che poi puoi anche non vedere. Uh, Red Rocket di Sean Baker, però se come Caffi Fabrizio amate moltissimo Tangerine e se come me, forse anche Caffi Fabrizio, amate anche uh, Florida Project, potete andare a vederlo. Io l'ho trovato un filmettino, anche quello molto maschiettino, molto piccolino. finale estremamente irritante. Io vado, arrivederci. E mi raccomando, illudimi con una falsa promessa, ma parla di inocenza mica l'ho capito, però lo farò. Hai letto l'esclusione della Russia da Cannes? Yes. A proposito di problemi alla vista, come non citare Gli occhi della notte con la mitica Audrey Hepburn e Alan Arkin? C'è un collegamento, caro compagno, c'è un collegamento con il film di un signore di nome Dario Argento che sono molto felice abbia fatto Occhiali neri con tutti i difetti di Occhiali neri, che non sono pochi, ma non si può, non, posso fare Claudia Mendola di Ultra? Lo posso fare? Grazie, non poteva finire così. Non poteva finir così. Non è proprio uguale a Claudia Mendola ma non poteva finire così. La filmografia di uno dei più grandi registi della storia del cinema non poteva finire con Dracula 3D. No, quindi lo ringraziamo per aver fatto chiari neri. Ma sono tre anni che ne parlo. Cioè, anche prima che lo facesse, l'ho messo nella mia top 10 del 2021, raga, e perché rispetto a raga è, è cinema. Ne ho... ho parlato in 240.000 trucciate Do cazzo stavi, bastu. Ah, lo so dove stavi, stavi, lo so, lo so. e eh, non dovevi stare là, dovevi stare qua. Quindi, così, per me è eccezionale. È eccezionale mentalmente. Perché mi, devi, mi devo sempre ripetere, eh? Per te. Perché? Che non paghi mai. Non paghi mai, vasto. Non ci sei mai. Non ci sei mai quando ci devi essere. Poi arrivi all'improvviso dieci anni dopo e chiedi di cose che... Capisci? Cioè... È stupendo, Petit mama. È stupendo. È quello sì che è grande cinema. Sai quanto dura? Un po' meno dei 176 del de, 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 de Batman. Capolavoro assurdo. Ennio è così bello. Dura meno di The Batman. È così bello che ai David dovrebbe essere nominato anche per miglior film. Non è male, questa cosa. Bravo, Cinefilo, non è male. Visivamente mi è piaciuto Red Rocket in pieno stile Baker. Pure Simon Rex, molto bravo. Sono d'accordo. Red Rocket mi incuriosisce tantissimo, ma non lo vedo in programmazione della mia zona. <ride> Vai nella zona di Domenico Gallo 2. Ah no, no, sei una merda. Io sto a cosenza sta di me. <ride> ehm, Petit Maman è anche da poco uscito in DVD. Secondo te, Petit Maman non ha ricevuto neanche una nomination ai Cesar per, per la reazione della Shammah e della dell dell'ANL alla vittoria di Polanski due anni fa? Ehm... Um, boh, ma non, non lo so uh, e viva lo, stu lo stupratore evviva lo stupratore disse ad elle uscendo. non lo so non lo so e uh, I don't know. Non ho, Non, ho, non, ho la, più palli, non ho la più pallida idea. no Detto ciò, è, è molto più bello e difficile da fare rispetto al ritratto della giovane in fiamme. E, per rispondere anche a Pastu Underscore, uh, è molto difficile fare, farlo dopo il ritratto di, di una giovane in fiamme. Perché? Perché? hai avuto successo, hai vinto il miglior scena di Durak hai, hai fatto un film in costume, hai fatto un film, di, 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 di diciamo, di alto impianto produttivo all'interno della filmografia sciammiana e andare a fare sta schicchera con le bimbe uguali co, col bosco uno con co, co una casa con co mezza nonna con due macchine e andare a fare sta bomba pazzesca che dove c'è molto più roba che nei 176 minuti di Reeves su tutto eh, su tutto Pure, pure di Gotham City parla Petit Maman, meglio di The Batman, e farlo, capito, a, a quel minutaggio lì, che è tipo 100 minuti meno di, di Reeves, ti fa pensare che c'è ancora speranza de, per il prodotto audiovisivo. E devo dire, sono molto felice che, 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 che almeno in queste twitchate eh, ci sia questo amore per Petit Maman, oe, -eh, chissalotto, ti vedo, ti vedo, ti vedo oh, eh, sta avendo successo, noi dobbiamo cavalcare il successo noi siamo per il consenso stasera esordisce in Twitch eh, un uomo molto spesso presente in queste Twitchate io andrò anche a dargli ma forte speriamo di fare un po' di casino su un concetto a me caro legato a una saga che non parte e che deve partire, però eh, abbiamo fra poco Michelangelo Mercuri in diretta che sta cercando l'inquadratura migliore, eh, si sta scaldando, ha un, ghigno, ha un ghigno stranissimo che non gli ho mai visto, deve essere molto teso, è teso e... e sul commento di Caffi Fabrizio, io ho un sogno, avere un sogno che non so, Michelangelo come lo potrebbe commentare, facciamo entrare l'unico e solo hype per la chiusura di Twitchata. Eh, come commenti? Ciao. Non ti sento. Mi senti? No, come non mi senti? Aspetta. Mi senti? Ora sì. Ora mi Ora eh, sì. Ciao. Come sì. va? Benissimo. Come, come commenti? Io ho un sogno, avere un sogno. Eh, che non c'è speranza. Beh, questo mi sembra giusto. e <ride> eh. eh. <ride> No, certo, dai, non è vero, non è vero. Eh, io ho un sogno, vedo un sogno, è eh, bene, è importante. L'importante, come diceva qualcuno, è che bisogna svegliarsi per realizzare i sogni. Quindi, bene averli, bene esercitare, però. Molto bene, molto bene. Eh, L'Ignazio ci chiede a cosa sia dovuto l'aumento medio della durata dei film, soprattutto dei blockbuster. Eh, è una bella domanda, perché all'interno dei Batman, appunto uno va a recuperare i Batman di Tim Burton, che in 120 minuti ti dicevano un sacco di roba, ma proprio tanta roba, e, e oggi invece a 176 senti che loro vogli, vorrebbero andare avanti ancora 30 minuti. E, Naip, presidente, di cosa, di cosa vorresti... Bellissima domanda da un messaggio di coito molesto. Di cosa vorresti essere presidente? Di cosa vorrei essere presidente? Eh, de, 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 ma di, di... Niente di più grande di una casa, in realtà. Cioè, mh, di già una di stanza. Una di una casa. Di una casa. Ah, no, no, era andato via l'audio, scusa. Non volevo No, essere... no, 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 no. Di, no, no, di, di una, una casa. Già oh, okay. essere presidente di una casa, è... già di una stanza è una, grande... è una grande conquista. Di una casa intera è incredibile. Cioè, ecco, mi accontento di avere uno spazio in cui almeno posso capirci qualcosa. Presidente di una casa. Amico, scusami, ma presidente di una casa è sinonimo di proprietario? Sì, sì, di una casa che uno ha una casa ed è, riesce a gestirsela, casa sua. Ora scusa, io sono vecchio, Michela, lo sai, non ho mai sentito questa espressione presidente di una casa, con... però mi fa, cioè, mi fa pensare anche a una generazione, c'è tutto il dramma di una generazione qui. La generazione, cioè, presidente di una casa, cioè, era facile per alcuni a dire, ah, mi compro una casa, effettivamente, capisco sì, sì. Che... No, 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 è molto complicato. Invece, riuscire ad avere una casa è già una grande cosa, quindi, presidente di una casa per me è, è stop. Come Ma si al momento dico. quindi tu non sei presidente, non ti reputi presidente di una, di una casa al momento? Sai, so, al momento sono, non ho una casa, ne ho, diverse, ho diversi frammenti di case, quindi vorrei una centralità del, di questo governo eh, che al momento non posso avere. Nel momento in cui ci sarà una centralità fisica Inizierò a concentrarmi anche su quella mentale e spirituale, eh, che credo siano le cose che un presidente deve saper fare, avere, di cui deve avere possesso. Però al momento proprio parliamo di fisicità, perché eh, sono molto dislocato tra che Calabria, Bologna, Milano e, e, e posti vari, e quindi questo ad oggi è il, mio, è il mio desiderio. Però è bello, eh? da bellissimo un ipapolite che no, no amministratore a di condominio esatto tipo una cosa così però già vedi no questo è già un uh, questo è già un, uh, un lavoro io intendo proprio prima <ride> capito <ride> Sono abbastanza bravo a disegnare. Se ti va ho dei bozzetti per l'araldica, affitto, affitto invisibilità eh, eh, Vabbè, Può essere eh, un commento puntuale sulle difficoltà di conquistarsi l'indipendenza economica dai genitori. Ma guardate, Naipe, esatto, commentatore sociale arguto, direi anche quasi aforistico. Eh, cinecomic preferito, via buttato così perché poi ci ricolleghiamo a quello che farà stasera. Stomatto, ma avete parlato di Batman? Sì, eh, a little bit. Eh, giusto un pochetto, ma io in questi ultimi dieci giorni ho rivisto praticamente tutti i, i Batman, dal primo di Rimbatto dell'89 fino all'ultimo addirittura al cinema di cui ho visto l'anteprima che esce oggi, quindi ad oggi ti dico che il mio preferito per il mio attaccamento comprensibile a Jack Nicholson è il primo del 1989, ti posso dire anche la sequenza che è quella in cui distruggono... I quadri all'interno di una galleria d'arte una cosa fatta con una puntualità una precisione che lasciano quello di francis bacon insomma eh, questo è questa è la mia questa è la mia risposta cioè, ma hai, capito, hai già distrutto tutto c'è cioè, una sequenza in cui eh, c'è un signore che vuole deturpare appunto l'arte ma si trova in difficoltà di fronte a Francis Bacon, perché gli piace da morire. Grazie. Perché Bacon è già, è già destrutturazione è già squartamento. E Bacon è legato anche alla violenza di, esatto. del, del mitico Napier. Che fa un po' Bacon, fa Bacon anche con esseri umani. Sembra quasi che voglia creare delle figure. Eh, sì, sì, ma perché poi lì è figo: la, la, come dire l'approfondimento la, del Joker come artista. Io sono il, prim il primo artista omicida della storia. Eh, c'è cioè, è una roba di un, di un estremo e di un geniale di un elegante, di un violento paragonabile mi viene in mente, non so se è bestemmio ma paragonabile a dei momenti di cinema di Kubrick quindi c'è, cioè, è una figata con Party Man, mi pare di Prince Man, sì, con Party Man di, di Prince una bomba che grande <ride> scena Man, con lo stereo Splendido, mi, mi fa veramente ridere tanto Jack Nicholson. Ecco una cosa che mi è mancata nell'ultimo Batman: è la risata. Non, è, non ci sono mai momenti di risata. Invece si è abbandonato proprio il lato mh, leggero, diciamo comico, o forse ironico, del, uh, di, di Batman, che in realtà all'interno ha tantissime ironie anche. Non ci sono, ultimamente ci sono sempre, meno, sempre più serio. Sempre un po' troppo serio. Cioè, invece, cazzo, Jack Nicholson stava morendo e si è messo gli occhiali da vista dicendo: Non picchierai uno con gli occhiali da vista. <ride> ma di che stiamo parlando? Mi ha fatto spiegare. Cosa... Detto ciò, ti, ti ucciderebbe lo stesso. Detto ciò, detto ciò ti uccide, certo. Ti uccide. Ti uccide. Beh, sì, ma è l'eleganza e l'ironia le, della violenza. Cioè, come dire, è quella roba oh, lì. Mamma Bari. mia, Michelangelo, come stai cogliendo il dramma della contemporaneità, la mancanza di senso dell'umorismo e la pretenziosità e la prosopopea anche di una, di una certa generazione di appassionati di Tutto cinema so, pop. Ma, detto ciò, tu, tu perché ti trovi qua? Al di là dell'amore che io ho per te, che ti avrei in tutte le mie twitchate, e lo trovo anche, francamente, un onore, vista anche la qualità degli interventi del mercuri ma non è che stasera tu cominci una come lo possiamo ma possiamo chiamarla trasmissione o, o dobbiamo coniare un nuovo termine per, perché guarda che qua si sta disegnando si, si sta facendo un po di sperimentazione perché twitch tra 30 anni sarà la tv Beh era. sì, probabilmente sì, ma infatti a me piace molto non avere idea, eh, ne parlavo con l'ospite poc'anzi, ospite che, eh, insomma, Francesco Lò dall'altra parte, anzi faccio così che ti indico, Francesco Lò eh, mi ha fatto un assist memorabile che ricorderò finché avrò memoria, eh, questa sera appunto inizierò questa cosa, questa cosa, al momento la chiamo cosa che mi piace andare molto oltre questo termine che altro non è che una diretta twitch che non ho mai fatto se non appunto con francesco lo che sta diventando un po' il mio papà sotto alcuni punti di vista iniziatore di tante cose oltre che informatore di bellezza non no stop e eh, 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 boh all'interno ci sarà tanta improvvisazione di matrice eh, cinematografico mh, Musicale, eh, forse un po' teatrale, ma poi in realtà sono delle chiacchiere che farò con degli utenti e ci sarà un ospite, dicevo appunto Claudio Santamaria. Con il quale, prima confrontandoci un attimo, ci siamo detti: beh, più è fumoso e più è esatto. Quindi mh, rimaniamo con questa attitudine perché alla fine è rischioso e il rischio ci piace. L'organizzazione è bella, ma a noi piace Indietro tutta di Renzo Arbore che negli anni 70-80, no, se non sbaglio, faceva la storia della tv italiana, improvvisando tutto un programma con uh, Nino Frassica, insomma. Era il 1987, compagno. 87, 87. Beh, insomma, io sono fan di quelle cose lì, quindi mm, pensando a una roba di questo genere in mente mi si forma qualcosa di quel tipo. Poi è chiaro, è un esperimento, è assolutamente un esperimento che spero eh, uno andrà a buon fine, due mi aggiungerà qualcosa che prima non avevo. Questo è il mio, il mio scopo in tutto ciò che faccio. E ci sarà anche un pezzettino di bad taste perché l'idiota che vi sta parlando, e eh, l'idiota che sta parlando con invece una persona molto seria e molto intelligente, forse interverrà in questa prima grande twitchata di Night Club. Però il titolo c'è, il titolo c'è ed è garbato funziona, mi piace, incisivo Night sì, Club. Sì, sì. Club ci piace Dai, Night Club suona e da lì capisci tu. alla fine anche Night suona e da lì poi inizia da suonare quindi finché inizia a suonare il titolo poi suona pure il resto magari e suonerà anche la trasmissione, a me vi è da di trasmissione vedi che so vecchio, vabbè eh, la cosa. Ci sta, ci sta, va bene, la, la no, trasmissione va bene. può andare bene, va dai bene. questo spazio, questa cosa, va bene facciamo un omaggio a Moretti documentarista questa cosa di Michelangelo in Arte Naipe, eh, va eh, sul canale Twitch di Macete dalle 9. Sì. sì, possiamo dire che c'è un tema? Sì, possiamo dire che c'è un tema. Il tema iniziale è quello della maschera. Eh, la maschera che può avere mille significati. E può, essere, può essere discussa, e affrontata, attraversata attraverso appunto. La, la musica, il cinema, il, il gaming, addirittura, ma non solo. C'è cioè la maschera intesa come maschera sociale, la maschera intesa come. Come tante cose, la maschera come cosa da mettere o cosa da togliere, eh, la maschera di Batman. Infatti, Claudio Santamaria, come ben sai e ben sapranno tutti coloro che ci stanno seguendo, è la voce dei Batman fino all'epoca all di Nolan con Batman, eh, Lego, Batman, eccetera. Quindi. Eh, si, si parlerà di maschera in quanto finzione, in quanto verità, in quanto divertimento. Ci deve essere assolutamente il divertimento per non prendere troppo tutto in maniera... Cioè, la, la maschera non deve essere sempre per forza una roba pesante, però può essere interessante. Ecco. Ci porco. saranno forse delle maschere anche che vedremo fisicamente. Probabilmente. Chi lo sa? Mamma mia, se accade eh, potremmo anche scatenarci maschere non solo straniere, forse maschere anche italiane, forse. Claudio Santamaria invece è una certezza, eh, beh, sarà divertente, con lui puoi cantare, puoi ballare, puoi fare qualsiasi cosa, dalle nove. Eh, beh, insomma, ragazzi, tutti a vedere sto matto che combina, è divertente, sono pagine bianche, Twitch, Twitch è divertente, Twitch ci dà la possibilità di sperimentare. E Michelangelo, sì. che è un surrealista, uno sperimentatore... Immaginiamo quanto si stia, si possa divertire. C'è l'interazione, sì. io lo so che c'è un'idea musicale geniale, ma basta perché se no lo carichiamo di troppe responsabilità. Ma c'è anche un'idea musicale bella insieme, no? Insieme, un concerto, sì, sì, chiamiamolo proprio sì, concertata questa idea. Va bene? Sì, eh... sì, sì. l'idea è quella che alla fine ci sarà la produzione di qualcosa, ecco, appunto, che tutto questo non, non sia semplice intrattenimento. Senza non esserlo, cioè essendolo anche, però dare anche eh, fare un figlio. L'idea è che tutta questa cosa faccia un figlio. Quindi vediamo. No, che vuoi succede. la casa? Ah, ah, Michela, vuoi la casa? Vuoi il figlio? Ti trovo, cioè, ma una compagna o un compagno? Adesso una compagna, una compagna, il figlio, la casa. Il presidente Naip, lo baciamo, lo salutiamo, lo abbracciamo dalle nove canale Twitch Macete. Ciao, amico mio, e... Grazie mille per questo spazio. <ride> Viva Naipe, staccate e vai a lavorare per gli ultimi. Sì, titoli. sì, torno, torno, torno lì dentro. Un bacio, ciao, 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 grazie mille, ciao fra ciao a tutti, ciao. Ciao, baci. Eh, hai capito? Nel cortile di Macete, robe, robe, robe interessanti, no? Anche Macete, che dia sto spazio a, a Michelangelo, sì. Chissà, sto matto che combina. Ehm, ci sarò pure io eh, stasera e, e vediamo che cosa viene fuori e vediamo che cosa succederà. Dalle 9 intorno alle 11. Mortacci sua. Domani devo fare pure la twitchata lunghissima su Tim Burton. E, e vabbè, mi deve far, far tardi, naip, Come al solito, rush finale eh, sulle ultime uscite è una settimana di cinema molto importante. Escono The Batman di Matt Reeves e, e, e sono molto curioso. E si aprirà il dibattito ed è un mese di Batman e piacerà non piacerà. A me non ha fatto né caldo né freddo, ma eh, è il mio gusto. Personale e invece sono molto curioso di leggere molti di voi che ormai purtroppo per voi conoscono conosco insomma mi sono abituato diciamo mi sono affezionato ai vostri commenti sono molto curioso di vedere dentro questa minuscola eh, comunità che cosa come verrà vissuto The batman di Matt Reeves poi il ritratto del duca di Roger Mitchell molto divertente Jim Broadbent ed Ellen Mirren Coppia, eh, marito e moglie. Lui è un tassista in pensione nell'Inghilterra di inizio anni '60 e voilà. Forse sarà, forse diventerà un ladro più abile della Pantera Rosa e della Primola Rossa messi insieme, e, anzi della Primula Rossa e di Fantomas messi insieme. Ma eh, tutto da vedere, commedia. Presentato a Venezia fuori concorso, Broadband Mirren Strepitosi, Roger Mitchell ci ha lasciato, regista di Notting Hill, regista di The Mother, grande regista inglese, ci ha lasciato a settembre del 2021. Sina di John Wright, detto pochissimo, aggiungo che Peter Dinklage è 135 cm di altezza, lo conosciamo, eh, ma eh, nonostante questo svetta ed è un gigante. Della citazione, Lei è come le Alpi: è la battuta forse più struggente del suo eh, Sirano. Ehm, per, ehm, perché? Perché Roxanne in questo caso eh, è per lui lontana anche a livello proprio di altezza fisica. Eh, è un Sinano eh, di Joe Wright, un regista molto a volte squilibrato, ma interessantissimo. E infatti, c'è una sequenza che mi ha fatto impazzire legata a, a, a un momento musicale molto molto bello che probabilmente era anche nel musical del 2018 è tratto da un musical del 2018 che ehm, appunto musica il capolavoro intramontabile di Rostan su, eh, su suggerimenti d'amore e anche impossibilità dell'amore eh, l'immarcescibile Sinanò di Bergerac che qua diventa anche, è un film anche dove la Francia del XVII secolo, dove viveva il reale Siriano di Bergerac, che poi fu eh, romanzato, come sapete benissimo, da Rostan, è una Francia che voi direte, ma mi ricorda, non lo so, mi sembra la pietra bianca di noto della Sicilia, mi sembra... Eh no, infatti è proprio tutta... è una Francia siciliana, a mio parere, abbastanza sbagliata. Io... A me piace Joe Wright, è matto come un cavallo, è stato razionale quando ha voluto far vincere ed è riuscito a far vincere l'Oscar per miglior attore protagonista a Gary Oldman per l'ora più buia per il suo Winston Churchill. Poi è un regista a volte che sbrocca, e però fa sempre cose, appunto abbiamo parlato poco fa con Nike che vuole sperimentare stasera e cercheremo di capire eh, che cosa appunto... Eh, Funziona e non funziona in Sirano? Io ho una, ho una mia idea, non mi piace l'ambientazione, mi piace molto un numero musicale che arriva alla fine, ma che non riguarda né Sirano né Roxanne né Christian, i tre protagonisti della, del film. E Dean Cage eh, doveva puntare all'Oscar e non riesce assolutamente a emergere più di tanto, quindi dico che il film non è proprio... ecco, per quanto era stato bravo Wright. A portare Oldman all'Oscar non, non è riuscito in questo caso con Dinklage eh, che non ha avuto nemmeno la nomination ma è giovane e si potrà rifare l'Oscar assolutamente non è un, un miraggio eh, non è un miraggio per lui non è le Alpi, non è irraggiungibile Peter Dinklage, protagonista eh, non assoluto di Cyrano, di Joe Wright presentato alla festa del cinema di Roma il, il momento più bello musicale arriva alla fine e non riguarda i, i tre protagonisti e questo anche fa pensare Red Rocket, qua vedo tantissimi estimatori di Sean Baker, io l'ho trovato un film piuttosto mediocre, con un finale eh, molto molto brutto, e presentato in concorso al Festival di Cannes eh, meno male dal mio orrido punto di vista che non ha vinto niente con tutto l'amore per Sean Baker, di cui amo Tangerine e Florida Project, che in italiano è quel sogno chiamato Florida, con un grande William Defoe. E, e va bene così. e Poi eh, vogliamo dire che Euforia stagione 2 finisce non con il botto, era partita col botto, col, con il ricordo di Rue, della nonna, di Fez, Gangster, eh, dentro proprio eh, un episodio molto divertente di inizio con eh, Posa Cenere, il personaggio forse più struggente di tutta la serie che compare solamente al, all'inizio e alla fine. Il bimbo che mangia le sigarette e che fa la yakuza dentro il lavandino nel primo episodio che è il più bello di tutte le euforie a cui viene ricordata da Ru in voce narrante il personaggio di Zendaya l'infanzia uh, di Fez e, e del suo uh, fratellino uh, uh, Ashtray, Posa Cenere che non parla mai e questo perché? Perché sappiamo che c'è stato un omicidio, sappiamo che Fez e Posa Cenere sono coinvolti in una faccenda che riguarda appunto uh, il finale piuttosto duro e Pericoloso della prima stagione, <coughs> parte col botto euforia, Poi, mm, e fuori stagione 2. Poi, e non so francamente adesso in che direzione si può andare perché uh, mi aspettavo francamente qualcosa di più. Uh, buona Zendaya, ma la cosa che mi ha emozionato di più è l'arrivo di annio morricone con l'anno sonora con il tema di Metti una sera a cena di Giuseppe Patroni Griffi, il film sul menage à trois, Trentignan, eh, Musante, Volcan, capolicchio di, di Giuseppe Patroni Griffi del 1969, con tema musicale stupendo, ipnotico, aneimlich freudiano, che riemerge dal passato e ci prende e ci porta giù, come in un horror di George Romero, eh, ebbene, questo è il tema che si sente suonare eh, molto spesso ed è di Ennio del nostro Ennio Morricone dentro Ennio, che è uno dei film più belli che è al cinema ancora oggi, che vi consiglio ancora di andare a vedere. Ha superato il milione, come sapete, sta andando molto bene. Beh, vista la situazione drammatica eh, ancora di rapporto tra noi e il cinema, ecco perché The Batman di Matt Reeves. Mi piacerebbe tantissimo che di, trovare, di lunedì di leggere Berni che dice che è arrivato a 12 milioni di euro sarebbe proprio una cosa meravigliosa. Un risultato del genere in questi ultimi due anni disgraziati è successo a livello di energia esplosiva solo, ovviamente, grazie alla Marvel eh, con Spider-Man No Way Home. Speriamo, speriamo che si possa fare anche qui. Ehm, eh, e poi voglio dire anche da non sottovalutare. Il film Against the Ice di Peter Flint, eh, che con Nicolai Coster Valdau, che quindi c'è la doppietta dei Lannister, peraltro di Jamie e Tyrion. Tyrion Lannister, Peter Dinklage dentro No, di Joe Wright, eh, Jamie Lannister, eh, Nicolai Coster Valdau, anche sceneggiatore di questo film che a me non è dispiaciuto affatto. Lo trovate dove? Su Netflix, non al cinema. Ed è la storia di Groenlandia, esploratori, slitte, capitano meccanico. Classismo, elitismo, ma io perché devo andare in giro con un meccanico, due attori uh, super uh, Joe Cole anche più forte di uh, Nicolai Costa Bardau. Ma il film è molto interessante. Racconta: siamo nella Groenlandia del 1909, eh, spedizione danese anche per cercare di battere gli americani che arrivano sempre con le bandierine: e dicono: questa è mia, questa è mia, questa è mia, questo è mio Un film molto interessante sul ghiaccio, sulla sopravvivenza, sugli orsi. Quindi, tu, tu proprio tu che. Eh, hai amato alla follia eh, eh, di caprio sdrumato dall'orso in Reverend. Eh, troverai qualcosa di molto, molto interessante a livello orso. Mi piacciono molto le scene con gli orsi. Ovviamente, trovandoci in Groenlandia, sono orsi polari, sono orsi bianchi che però temenano e te sdrumano come l'orso marrone dell'America, del boschi di The Revenant di Ignaritu con Dicaprio per fargli vincere l'Oscar che meno male l'ha vinto così non vediamo più film del genere detto ciò ehm, poi anche c'è un Malik di sei anni fa Malik Fantozzi Malik infatti eh, Voyage of Time di Terence Malik che già ci chiedemmo sei anni fa ma cosa se ne dita un po' eh cominciava già un po' a uh, mostrare il fianco e infatti dopo soli sei anni, Voyage of Time di, of Time di Terence Malik, un'inquadratura più National Geographic dell'altra, senza che ci sia poi molto nervo, molto senso, però si vede, si vede tutto molto bene, non è appannato, non è offuscato, non è sfocato eh, come eh, in un film di 176 minuti che esce in sala oggi grazie signori per la compagnia <coughs> Nike stasera Macete, canale Macete Twitch anche io farò una comparsata Claudio Santamaria chissà che cosa succede succedono cose turpi speriamo leggiamo i vostri ultimi commenti siete stati anche oggi come, se, come sempre perché siete, io lo devo dire, purtroppo molto simpatici e... Questo era, era per Naipe che ha ricordato il suo amore indefesso per Batman 1989 di Tim Burton, Jack Nicholson. Eh, C'era un, un capitolo dedicato a quella sequenza meravigliosa che batte tutti Batman, The Nolan e gli altri in una sola sequenza. Eh, quella di Joker di Jack Nicholson che va a distruggere. Eh, Alcuni quadri, tranne Francis Bacon, tranne Marcel Duchamp. Che bella iniziativa, recupererò quando mi sarà possibile. Nike, Night Club, ore 21, link per fare il prime. Boh, questo è Mirko adesso in cabina regia che deve, ma non c'è sta. Come mai è stato accolto così tipicamente Sinano, secondo te, anche agli Oscar snobbato? Perché non è un granché. A volte capita. A Regular Night Club, citazione. Il miglior film di De Sica Vittorio, Madonna. Abbiamo fatto la prima, una delle prime analografie su, su una delle prime monografie snervanti e faticose, però diciamo migliorata in preziosità. Grazie all'intervento di Giancarlo Governi, grande esperto di Vittorio De Sica. È, un, è, un, è uno dei miei registi preferiti. Era molto amato anche da Orson Welles, che rimproverava e diceva. Mm, si parla un po' troppo di alcuni in Italia, ma non di Vittorio De Sica. Aveva perfettamente ragione, come sempre. Umberto D. Dai, Umberto D. Ultimamente, chi è che cita De Sica tanto? Beh, ultima, abbiamo fatto una videorecce per gli amici di, di Minerva. Abbiamo fatto una bella combin con Minerva perché Giordino Finzi Contini è dentro Minerva Classic e mi vengo un colpo perché c'è tutto qua, qua di Saida di Asmiraz Banic e già dentro il giardino dei Finzi Contini e, ehm, e, 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 e Alice Lorbacchè ha citato eh, Miracolo a Milano con Lazzaro Felice la seconda parte mh, totalmente no, non esiste la figura politica non esiste è un film anche piuttosto superficiale e ha sbagliato un po' di cose, le ha sbagliate. A Io gli voglio bene, eh, Sergio. Io gli voglio bene a Joe Wright, ma a volte sbrocca, lo sai. A volte sbrocca, straborda, esce. Poi questo lo rende un regista vivo rispetto a quelli che fanno il compitino, eh, però. è Diciamo che non è all'altezza di Dinklage anche, è un film che non, non, non dà a Dinklage il film che Dinklage doveva avere per puntare all'Oscar anche, e infatti non è arrivata la candidatura giustamente. Da recuperare? Eh, da recuperare? Dobbiamo anche appunto avere di, di nuovo avere Frank in Twitchata, eh, Auguri. Sì, a me il film non piacque per niente, però sai profetico. Eh, quella guerra lista era, era in corso da, tan da tanto tempo. Quindi, eh, ogni volta che si fa un film di guerra, eh, stiamo parlando appunto de del Vasianovic in concorso a Venezia, eh, era la guerra del Donbass. Eh, ogni, ogni volta che fa un film di guerra e poi purtroppo accade la guerra, o, o quantomeno si espande quella guerra lì, ecco la risposta, uh, ok, detto ciò. Grazie, uh, certo che mi piace Antonella Attili. Antonella Attili è, mi piace da, dai tempi di nuovo Cina Paradiso perché è tutta storta. C'ha cioè il naso storto. È bellissima. Ha fatto la cattiva nei peggiori di Vincenzo Alfieri ed era una cattiva che uccideva anche i bambini, ed era una, una cattiva che non c'è nel cinema italiano, i peggiori molto sottovalutato di Vincenzo Alfieri, e, e poi sta anche in uh, Cuori Puri, fa la mamma becera de, del personaggio di Simone Liberati, eh, Stefano, e mi piace da morire, e a lei dice ti porto a Parigi, a Paricci ti porto per cercare di far pace, Michele Placido, perché c'ha l'amante, e, e dice: Alla mitica Antonella Attili, dice: Ti porto a Paricci nel secondo film di Polignano a Mare, della saga di Polignano a Mare di Marco Ponti. Ehm, e quindi adoro Antonella Attili. Antonella Attili è eh, ovviamente autrice di anche pezzi molto interessanti dentro Propaganda Live. Come ricorda energia western? Ok, se vuoi la invitiamo Antonella una di queste volte che siamo amichetti e, e, e la chiamiamo qua uh, al più presto. Ok, allora benissimo, uh, grazie cari signori. Buon cinema a tutti e buon, uh, buone visioni. Noi domani uh, si torna. Non si fa bedtime, non si incontrano giovani cineasti, non si vedono corti insieme, non si fa il cineforum, non si fa il dibattito. Sì, no, invece sì, il dibattito sì, si fa e, e lo si fa però sui Batman di Tim Burton. E, e, e quindi domani cominciamo questo percorso che è sempre bello per me perché sono i miei Batman preferiti. Della, dopo, il, dopo quello di Adam West, ovviamente del 66. Eh, adesso c'è un Batman ogni settimana, praticamente. Invece in quel momento mancava Batman da tantissimo tempo. Domani racconteremo male ovviamente parzialmente soggettivamente eh, i Batman di Tim Burton eh, Batman 1989 con la sequenza molto amata da Nike e anche da me di Joker che va a mh, deturpare l'arte <coughs> tranne Duchamp e Francis Bacon e con Party di Prince in sottofondo, grandissima scena grandissimo film i Batman più belli di sempre per quanto mi riguarda e Batman 1989, Batman in ritorno 1992 con l'unica e sola Catwoman di Michelle Pfeiffer, una gioia per gli occhi, una gioia grafica, una gioia di scrittura, una gioia di potenza femminile, una gioia di pericolosità, una gioia di violenza rispetto alle cose per bambini. Uh, nerdini di oggi dentro il secondo Batman di Tim Burton domani alle ore 10, Twitchata fino alle ore 13. Grazie a tutti, uh, buoni fendinebbia per tutti, um, uh, certo che sì. Faremo pure il Batman di Schumacher. E, e lì ci divertiremo ancora. Poi, poi mi vedrete cominciare a con gli altri. Ok, proprio a intristirmi proprio a invecchiare anche più vecchio proprio di quello che fendi nebbia per tutti mi raccomando eh, auguri a tutti eh, grazie 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 ciao Domenico ciao 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 grazie a Mirko Dolesti che è di regia per il consueto supporto morale e fisico grazie a Coito Molesto buona serata a te grazie a Marco Simon Puccioni Filippo Tini Francesco Gheghi che sono venuti a trovarci all'inizio della Twitchata, eh, protagonisti del film Invisibile. Lo, lo trovate dove? Su Netflix. Ma Netflix fa. Cazzo, <ride> eh, lo trovate da domani su Netflix e... e e voilà. Grazie a tutti. Domani, se volete, dalle ore 10 ci facciamo. Team Barton in senso ovviamente esegetico, non scabroso. Ciao, 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 ciao. ciao. Oh, te, te mi piaci te mi piaci ma è rociola o rociola devi mettere accento lo so che per voi è, Deve... è rociola o rociola se tu mi metti l'accento io capisco ti, ti do um, una sera di tempo per rispondere lo puoi scrivere anche domani e non scrive e non avrebbe scritto mai più e, e quindi allora sarebbe morto due settimane dopo eh... rociola ah vabbè ok secondo me rociola questo a non me la racconta giusta no rociola si so se deve sempre fare lo spiritoso stine show boschi ma perché io conoscevo un... io conoscevo vabbè sei sicuro che ti chiami così vabbè Va bene, Sabino. Ok, eh, ringraziamo Sabino, Rociola, anche se ci sono dei dubbi, faremo delle verifiche, ma sguinzaglieremo i nostri investigatori dell'incubo. Grazie a Mirko D'Alessio, grazie a voi, baci a tutti, buona serata. Stasera se volete, Nike alle ore 21 a fare casino con Claudio Santamaria e pure con me sul canale Twitch di Macete. Grazie a tutti, un bacio e buona serata e buon cinema. Ciao!